5 minuti e siamo in live. Ah, hai messo la vecchia maschera, figo, figo. Ah, senti una cosa, l'altro giorno Diego mi ha dato questa. Cazzo che luci. Tu ne sei qualcosa? Ma quelle sono le mie ciabatte, cazzo. Mi rubo la sedia. Eccoci qua, bentornati. Ehi, tutti. Bentornati tutti in questa nuova reclusione, come a me piace chiamarle. Oggi abbiamo un ospite, il primo di un bel po' di ospiti, come si può vedere anche nel titolo. Qua abbiamo Davide Morabito, insomma una persona che tesse la sua ragnatela dietro le quinte, insomma, e gestisce effettivamente all'atto pratico tante belle cose. Però piano piano adesso andremo a parlare di tutto quanto. Qua vedo che già ci sta il nostro fedelissimo Daniele qui. Ciao Daniele, grazie per essere spettatore fedele. Comunque, allora, Davide, allora, parlaci un po' di te. Chi sei? Che cosa fai? Da dove vieni? Insomma, qual è il tuo background? Parlaci di te. Davide, 27 anni, sicuramente qui, in questo, soprattutto in questo ambito, molti mi conosceranno per i video, soprattutto quelli realizzati per Ciccio Merrino. Faccio il videomaker da quando ho più o meno, in maniera professionale era un po' più grande, però da quando ho iniziato avevo più o meno 15-16, giusto per gioco. Adesso ne ho 27. Cazzo, 27. Wow. Qualcuno direbbe che sei nella parte sbagliata dei 20, però invece noi uomini che ci stiamo costruendo, insomma, un background produttivo, insomma, noi siamo un po' più come il vino, cominciamo ad avere Sì, quelle sì. basi per dare il meglio di noi. Comunque, continua, dici tutto. Ma ci sono quelle persone,
sono già sulla quarantina che ti dico, guarda, è dai 40 anni che tutto inizierà a funzionare a livello di carriera, a livello di guadagni, quindi ok, Tutto vediamo di a livello di arrivarci in guadagni. 20 anni. Questo, poi a livello professionale, allora, per professionale dipende anche che cosa si intende, perché ho iniziato a fare i video vendendoli, però non so quanto, vendendoli intorno quando avevo più o meno 20 anni. Poi vabbè, ho conosciuto Marco Merrino, abbiamo collaborato insieme per fare tutti i video che sono partiti quando lui ha iniziato proprio a ingranare il canale. A livello professionale, proprio professionale al 100%, Sì, con puoi anche tutto ciò parlarci che di va. quello che è stato il tuo percorso anche di preparazione, magari di studi, di quello che, come Eh sì, fanno le tue infatti, capacità, insomma. Parlaci di professionale al te. 100%, ovvero che adesso finalmente a un mese a questa parte posso dire, ragazzi, io vendo video, perché ci stanno tutti i casini, partita IVA, eccetera, eccetera, da adesso. Quindi 27 anni è stato lo step dove ho iniziato a raggiungere qualcosa. Ok, come hai imparato questa professione? Come ho imparato? Io da autodidatta, totalmente, nel senso che avevo da piccolo, appunto intorno ai 14-15 anni, delle macchine fotografiche a rullino, le utilizzavo, poi è arrivato l'avvento del digitale, lì la macchinetta fotografica era sempre insieme a me e io facevo robe così molto per gioco con gli amici e ho detto ma effettivamente questa cosa mi diverte tanto. E se gli stessi video li fanno i miei amici, non vengono così tanto bene, cioè non diventano così tanto divertenti come quelli che giro io. Allora mi sa che questa cosa la posso continuare veramente. Perché non farlo in continuazione? E poi, appunto, è stato tutto questo, Quindi tutta una hai storia cominciato qui a di. sentire la vocazione, dopodiché dici, cazzo, sta roba, cioè, non ne potremmo fare una religione, ma potremmo farne un lavoro, Sì, possibilmente, se ovviamente studiando. a 16-17 anni ancora non sapevo cosa significasse lavorare, Certo. lavorarci, ovviamente. Però era una cosa che mi stuzzicava un sacco, anche perché non è un ottimo insegnamento da dare, però a scuola non mi applicavo perché il pomeriggio magari sai, compiti a casa, stai lì a studiare, piuttosto che fare quello, aprivo Pinnacle Studio, magico programma antichi, non so se questo è ancora attuale, ci sicuramente avranno aggiornato e inserito un sacco di cose che all'epoca mancavano. Pinnacle Studio lì sperimentavo, c'erano le cose di base, le inserivo, mettevo i filmatini 4/3 che realizzavo e facevo Bellissimo. i taglietti. Mi sento un Generazione po' 480p. boomer. Boomer quando è. I boomer da che età partono? I boomer, se non mi sbaglio, sono quelli che hanno. Penso che debbano avere almeno 30 anni sicuramente, quindi non ci Ok. rientri. Diciamo, se fai parte di una generazione. Hai 27 anni, quindi diciamo se comunque sei alla fine millennial, va bene, che sei Sì, cresciuto sì, sì. a cavallo del cambio di millennio proprio. Comunque, volevo farti una domanda, perché tu hai parlato appunto di aver cominciato facendo lavori con i tuoi. Beh, qua mi segnalo dal pubblico, sei boomer dai 25 tecnicamente, quindi anch'io sono boomer, siamo due gran bei boomer. Ci siamo, Comunque, ci siamo. tu hai parlato di una cosa molto importante, ovvero ho cominciato con i miei amici e cose del genere. Quindi tu fondamentalmente hai sempre collaborato con molte altre persone, va bene? Io ti volevo chiedere appunto, siccome i lavori che tu hai fatto sono sempre stati realizzati grazie al lavoro di gruppo, quali sono, perché tu giustamente hai detto sì, io comunque mi sono fatto il culo su Pinna, quelle cose del genere, qui fin quando si parla di qualità tecniche bisogna applicarsi e studiare, però quali sono invece le qualità umane che ti permettono di poter gestire un lavoro di gruppo e arrivare fondamentalmente al compimento di un'opera? Di qualsiasi genere, che sia commissionata oppure personale. Allora, bisogna specificare meglio cosa intendiamo per qualità umane, ovvero umane di gruppo o a livello personale. Cioè, che cosa ho dovuto sviluppare io per iniziare a poter lavorare al meglio su questo settore? Principalmente le qualità che ti permettono di arrivare al compimento dell'opera, no? Perché sai, molto spesso, specialmente quando si. Aspetta, alzo un attimo il gain così mi sentono meglio. Quando si tratta di lavori specialmente personali, ok? Quando si sta con gli amici soprattutto, magari si dice, ah, famo, divo, famo, divo, poi non si fa un cazzo, ok? Perché magari Eh giustamente c'è bisogno
c'è bisogno di altro oltre la preparazione del prodotto da un punto di vista tecnico. In questo caso penso sia importante che qualcuno si faccia proprio carico di tutte le responsabilità e che abbia perseveranza, perché è anche un lavoro artistico. Se non lo vuoi fare perché non c'hai una spinta, perché non è anche principalmente un divertimento, un hobby, non ha veramente senso. Quindi sì, sempre ritornando a quelle robe passate, ero io che organizzavo, dicevo: ragazzi, ma facciamo questa roba, facciamo la parodia di, facciamo un video dove facciamo questa cosa, giochiamo con quest'altra roba. E lì, sperimentando, e con qualcuno che facesse da capitano, che all'inizio ero io, poi ho portato anche dei miei amici a appassionarsi in questa roba, con qualcuno che fa da capitano e sa che cosa vuole realizzare, e con tutte le difficoltà di mezzo poi va a realizzarlo, anche passandoci tante le ore al Certo. PC, dietro la telecamera, sperimentiamo questo, sperimentiamo quell'altro, anche perché parliamo di periodi dove lo facevo senza avere veramente dei mezzi professionali, e quindi lì Certo. le gare erano veramente dietro l'angolo, o ti ci applicavi veramente bene e cercavi di superare gli ostacoli, anche perché questo qua è un lavoro che ho scoperto essere molto da problem solving, ovvero: ok, voglio fare questa roba, come la faccio? Come? Come? Ok, mi viene in mente come la realizzo? Ok, la sto realizzando, sono sul campo, ma non viene come dico io, perché? Perché questa cosa non funziona? Come la posso regolare? È quella la fatica, Le perché cose poi poi. le impari sul campo cercando soluzioni custom, no? Però tu Sì. hai tirato fuori un argomento, diciamo, un punto molto interessante, ovvero la gerarchia produttiva. Cioè, fondamentalmente è essenziale per la produzione il fatto che si instauri una gerarchia all'interno del meccanismo produttivo. Ci sono delle persone, ok? Però non tutte le persone, diciamo, hanno lo stesso grado gerarchico. Ci deve essere sempre fondamentalmente un director al quale, rispetto al quale orbitano tutti gli altri, no? Sì, Giusto? sì, sì. Ecco, su Ci questo. vuole qualcuno che abbia proprio Esattamente. e imponga determinate cose, certo, non con un peso aggressivo, però che faccia capire: guarda, io ho queste intenzioni, ragazzi, se volete unirvi alle mie intenzioni, queste sono le regole che dobbiamo attuare insieme. Le scelgo io, le attuiamo insieme. Questo sarebbe l'ideale. Quindi la qualità del director, fondamentalmente, oltre vabbè, alla preparazione tecnica, è anche una questione di carisma, cioè tu devi avere il carisma necessario per portare gli altri a seguire la tua visione artistica, specialmente se giustamente si tratta di un prodotto di natura artistica e personale. Sì, ed è una cosa che hai, o ce l'hai innata tu di tuo, però puoi anche commettere degli errori, oppure ci fai dell'esperienza, così tanta esperienza che arriva al punto da sentirti sicuro, e lì il carisma sotto questo punto di vista esce molto più facilmente. Ok, infatti, a proposito di questo, tu nelle tue attuali produzioni, no? Il tuo team di solito, chiaramente se sei aiutato da un team, comunque da infrastrutture che puoi sia possedere che affittare. Però comunque adesso di solito tu che ruolo hai all'interno del team di produzione? Allora, questa cosa è molto particolare perché io ho sempre lavorato in ambienti dove stavo dietro le quinte, quindi piuttosto che entrare in scena, appunto, stavo dietro e faccio. Ho sempre fatto un lavoro da videomaker molto poliedrico. Quindi mi è capitato di essere regista di una trasmissione televisiva, mi è capitato di realizzare un video musicale dove andavo a gestire quelli che erano gli attori, i cantanti, i tecnici di ogni tipo. Mi è capitato di lavorare anche come fotografo, perché ti ammetto che provengo da Messina, una città del sud Italia, in Sicilia, dove questo mestiere non esiste. Se esiste è quello del fotografo o del videomaker che va a fare il video per il battesimo, per il matrimonio, punto. Quindi tutto quello che provavo a fare, che sto facendo lì, non era veramente possibile, perché poi non esistevano neanche tutte le figure di contorno che andavo a cercare. È capitato spesso che in alcuni video molte persone avessero un ruolo che magari non era quello di loro vera competenza. Infatti, ammetto che ora mi trovo da qualche mese a Milano, proprio ho scelto il periodo migliore per stare a Milano per fare anche una cosa del genere, ovvero trovare dei professionisti. Ho avuto delle offerte di lavoro che mi hanno consentito di salire qua, fortunatamente. Però la mia intenzione adesso, quarantena finita, è quella di trovare
i professionisti che cercavo e di cui avevo bisogno, ma che, di cui avevo bisogno dei professionisti che mi danno anche la possibilità di imparare a fare ciò che voglio continuare a fare, nel senso che voglio realizzare, per dire, un video musicale. Ok, mi serve un tecnico dell'illuminazione. Questo tecnico dell'illuminazione avrà sicuramente tante cose da insegnarmi, perché è un lavoro che qua esiste e è un lavoro che qua lui avrà fatto da tantissimo tempo. Cosa può insegnarmi? Sicuramente un mondo di cose. Tecnico del suono, anche lui avrà, ha il suo ruolo, ha i suoi studi, ha le sue cose, è un lavoro che qua esiste, avrà tantissimo da insegnarmi. Quindi sì, ho fatto spesso e volentieri il regista, però mentre facevo il regista facevo il tecnico di questo, il tecnico di quell'altro, perché appunto il posto da cui provengo, questo lavoro non c'è, bisogna fare tutto, tutto quanto, perché altrimenti non si lavora. Infatti, la cosa molto importante adesso di cui dovremmo discutere, a mio avviso, è ora che ci siamo piano piano per approcciare alla fase 2, ok, dell'emergenza Covid, no? Tu come pensi che effettivamente sarà l'approccio a questo già complesso mondo lavorativo? Cioè, già prima il lavoro era così. Non pensi che magari forse potrebbe essere un'opportunità di crescita, oppure potrebbe essere una bella lapide sulla nostra carriera? È difficile perché è un lavoro che va fatto di presenza e in squadra, cose che al momento sembrano essere veramente fuori da ogni ragionamento. Era figo potersi vedere, progettare qualcosa in un posto X, a casa di qualcuno, in qualche locale, tutti insieme, tutti vicini. Adesso mi sa che è veramente dura. Fortunatamente c'è internet, fortunatamente ci stiamo difendendo così. Io al momento lavoro in una redazione giornalistica che funziona esclusivamente su Instagram. Questo team l'ho conosciuto a Milano nei primi giorni in cui sono riuscito a salire, era fine febbraio, prima della vera emergenza. Abbiamo lì strutturato la base lavorativa su cui poi lavorare, e poi ci siamo chiusi in casa e abbiamo iniziato a fare le conferenze dove andiamo ad aggiornarci su tutti i vari aspetti su cui dobbiamo lavorare, però alla base ci stava il fatto che ci siamo visti, abbiamo lavorato insieme in gruppo, seduti a un tavolo, e sono tutte cose che adesso non si possono più fare. Bisogna imparare a organizzarsi in maniera diversa. Quindi diciamo che immagino che tu adesso hai dei progetti che sono stati sospesi dall'emergenza. No, perché tutto ciò che faceva a Messina l'ho fermato totalmente. Sono salito qua per fare un unico lavoro, quello che sto facendo attualmente in questa redazione. A emergenza finita vorrei trovare qualcos'altro da poter fare, mondi in cui inserirmi. E la mia idea era di contattare le persone che conosco, che lavorano qua in questo ambito da diverso tempo, ma mi sa che è veramente dura fare una cosa del genere ora. Certo, però ti vorrei anche dire una cosa. Questa emergenza ci ha dato la possibilità di notare che possiamo connetterci in un panorama nazionale completo, no? Quindi magari nel senso, certo, effettivamente sarebbe Giorgio tesissimo. No, non è che sono teso, è perché questo è un argomento talmente tanto pieno di roba che non vorrei appunto sprecare questa occasione di poter sviscerare queste cose che a mio avviso, siccome molto spesso e fin troppo rimangono dietro le quinte, è importante tirarle fuori. Quindi, comunque, ho la Poi è anche un responsabilità. argomento che ci piace tanto, quindi stiamo anche Esattamente. attenti a parlarne. Mi sta molto a cuore, veramente, vorrei che questo argomento avesse lo spazio che merita, perché a mio avviso ne ha pochissimo, se non nessuno. E appunto, ti volevo dire, da un punto di vista nazionale, no? Effettivamente. Io, una delle cose migliori che mi ha portato ad esempio il mio canale YouTube è quello stato di viaggiare e incontrare di persona tantissimi altri artisti, da Milano a Messina, appunto. E effettivamente questa emergenza ci ha permesso come posso dire, di parlare con tante persone, ok? Quindi magari se ti posso dare un consiglio, appunto, adesso che siamo comunque obbligati a parlare da un punto di vista telematico, ok? Sarebbe meglio magari proprio creare una, come posso dire, una rete di un network di artisti, va bene? Poi chiaramente dopo l'emergenza con determinate escamotage si può effettivamente, come posso dire, creare dei punti di incontro fisici, ok?
Però magari in questo periodo non sarebbe una cattiva idea quella di creare appunto dei network per creare a priori, ok, dei posti, anche dei server su cui discutere delle proprie esigenze creative e dopodiché magari buttarsi su un progetto. Tu, ad esempio, hai già sentito qualcuno di nuovo? Hai conosciuto qualcuno di nuovo in questo periodo? Cioè, cosa dire, quali opportunità ti ha dato la quarantena o è stata solo una perdita? Allora, per il progetto che hai in mente, o comunque di cui mi hai parlato, ci vuole qualcuno che abbia appunto la testa e la volontà di fare una cosa del genere. Anche lì ci vuole uno che faccia capo e che porti avanti una cosa del genere, magari di quello che ha più contatti, magari quello che già per il proprio lavoro faceva un lavoro del genere, ovvero l'aggregazione di artisti, sia sul web sia fuori. La quarantena a me onestamente mi ha solo fermato ciò che stava iniziando a esistere, ma il mio è un caso molto particolare perché sono salito, abbandonando ciò che avevo giù per fare questo mestiere e ho conosciuto solo le persone che già dovevo conoscere, cioè io da giù ho detto che okay, ragazzi io salgo, ci incontriamo tutti quanti tale giorno e iniziamo a lavorare. Ok, loro li ho conosciuti, stiamo lavorando. Non ho avuto l'opportunità di conoscere altri perché, non lo so, trovo io personalmente, trovo complicato riuscire a contattare delle persone che stimo, che vorrei incontrare, trovo complicato contattarle sul web senza avere dei riferimenti più pratici. Non so, in un evento avrei potuto parlarci, sul web dovrei contattarli, magari non rispondono, magari sono indaffarati, magari anche loro la quarantena la stanno vivendo in una maniera molto critica, anche perché molti lavori in questo settore sono veramente fermi. Chi Ma lavorava appunto con le proprio per quel ma, pro cerimonie ma scusa se ti è interrompo, ma non bloccato, è. Ma sì. proprio per questo motivo non sarebbe più opportuno per gli artisti, insomma, essere più recettivi nell'ascolto di quelle che sono le nuove opportunità, proprio perché insomma, il tempo è quello che è. Già, magari non lo sono mai stati, dovrebbero iniziare ad esserlo. Molti stanno, secondo me, iniziando a imparare a usare il PC ora, a usare internet, a parlare con il pubblico, lo stanno imparando adesso, ma perché è una necessità? La necessità, sì, ti fa capire come muoverti sotto altri punti di vista. È un po' da vedere, anche perché molti, scusa se non ti, scusa se sto No, continuando, tranquillo, molti tranquillo, figurati, è il tuo spazio. aspettavano. Molti aspettavano determinati giorni per ripartire, però questi giorni li hanno poi prolungati. Quindi, piuttosto che lavorare, molti sono rimasti un attimo fermi, dicendo: vabbè, ora aspettiamo il 14 di aprile e si riparte. Ok, ora aspettiamo il 3 maggio e si riparte. No, no, penso di no. Penso che questo qui è il periodo dove bisogna tessere le tele per creare qualcosa da portare nella real life una volta che la quarantena finisce. Ma intanto strutturala in questo periodo dove magari sei un po' più libero perché i lavori sono stati annullati, sei più libero di stare davanti al PC, al cellulare per cercarti nuovi contatti, nuove persone con cui poter collaborare. Non tutti hanno imparato questa cosa. Allora Molti non lo stanno sfruttando questo periodo. ti faccio una domanda un po' scottante, diciamo, senza fare alcun nome, però ti chiedo di essere onesto da quella che è la tua percezione. Quindi non tu non trovi che ci sia un po', diciamo, di pigrizia sotto un certo punto di vista, nel senso le persone che sono state avviate, magari molto spesso perché dicevi non hanno mai imparato o perché non ne hanno mai sentito l'esigenza di imparare, non trovi appunto che ci sia un po' troppo, come posso dire, adagiarsi sugli allori, si dice, no? Non Sì, trovi che ci sia o questo rimanere comportamento dentro un la comfort zone, ovvero ciò che avevi te lo facevi bastare e stop. po'... Sì, un po' come tipo effetto maiale nel porcile, capito? Sì. Come spiegare a tutti che questa potrebbe essere un'opportunità? Questa è ottima perché specialmente persone che magari hanno delle risorse, delle idee che possono effettivamente tirare fuori sia chi già c'è che chi anche non c'è. Oh, c'è qualcuno che si è appena iscritto, Leonardo Zini, un saluto. E appunto chi già c'è e chi magari vorrebbe emergere, basterebbe semplicemente ampliare un po' l'ascolto. Questo è anche un invito che faccio al pubblico, chi ci vede adesso in diretta, chi ci vedrà poi in futuro. Io faccio questo.
questo appello, se notate che i vostri creator preferiti si stanno un po' chiudendo i loro stessi, vedono che comunque non rispondono, non è che devono rispondere a tutti, ok? Ma allora dovrebbero essere un po' più tendenti al networking, proprio perché questo è, posso dire, è un momento di necessità che ci sta spingendo ad accettare questa sfida, ok? Quindi a mio avviso è non solo il modo migliore per affrontare questa crisi, però, diciamo, posso dire, sembra essere quasi un messaggio da parte del destino e dire: oh ragazzi, dovete parlare di più, dovete confrontarvi di più, perché forse prima non l'abbiamo fatto abbastanza. Poi certo, è inutile Sì, fare il magari fatalista prima di non sto avevano il genere. tempo, magari onestamente sì, prima magari non avevano il tempo, adesso che il tempo c'è, utilizzatelo per fare questo, essere più ricettivi, come hai detto tu, sarebbe un'ottima cosa, Perché veramente un'ottima cosa. sicuramente tu sai che quella persona quasi sicuramente starà a casa, non dico a non far niente, però comunque c'è. Quindi Sì. adesso stanno venendo fuori fondamentalmente, anche in modo un po' inconscio, chi tende veramente a isolarsi propriamente nel vero senso della parola, e chi invece magari è veramente disponibile e adesso ha il tempo per fare le cose, no? Quindi magari quello che ti posso consigliare, tra virgolette, dire: sii conscio di questo qui, perché quando poi vai a lavorare con le persone, devi capire chi magari, come posso dire, ti può piantare in asso e ti dà troppa responsabilità di quella che già dovresti avere magari in qualità di director di un prodotto, capito? Sì. Comunque, parliamo adesso delle tue major production, no? Tu hai lavorato appunto con Ciccio, giusto? Insomma, quali prodotti hai fatto insieme a Ciccio? Insomma, parlaci un pochettino di quella che è stata la dimensione produttiva a Messina. Ok, la situazione è la seguente. Io avevo smesso di collaborare insieme a Marco, il fratello di Ciccio, perché il lavoro mi prendeva un sacco di tempo, lui aveva delle idee che poteva applicare senza la necessità di un videomaker, quindi avevamo un attimo separato il nostro percorso lavorativo. Però, una volta che lui ha avviato il canale con Ciccio, i Parco Giochi, aveva la necessità di qualcuno che andasse a montare video, perché Ciccio con la scuola di ballo era super occupato, Marco col suo canale era super occupato, Marco ancora stava a Messina, quindi non aveva. Penso anche lui stava un attimo organizzandosi per potersi a Milano, quindi non aveva tutto il tempo che necessitava il montaggio video di un video generico. Da lì in poi io ho fatto esclusivamente i montaggi video, mi arrivava il contenuto e lo montavo, però è capitato che un giorno Ciccio, insieme a un altro ragazzo che ha curato la regia del primo video musicale che abbiamo girato tutti insieme, ci siamo incontrati al McDonald's, ecco perché ti dico l'incontro in un luogo con un caffè è sempre una cosa un po' magica e particolare. Ci siamo incontrati in un McDonald's e mi hanno parlato di questo progetto, ovvero un video musicale. Una roba che Ciccio non aveva mai fatto. Marco sì, Marco aveva pubblicato Gay, che avevamo girato insieme, e non mi ricordo se aveva sviluppato altri video musicali. Comunque avevamo già lavorato sotto questo aspetto. Con Ciccio no, mai. E sapevo che Ciccio sapesse ballare, che avesse anche un ottimo ritmo, un'ottima verve, del Io l'ho carattere. scoperto per caso, capito? Per casissimo. Cioè nel video che ho fatto insieme a Marco e Ciccio, praticamente io la sera prima ho scoperto così che Ciccio ballasse, ma proprio sullo stage, Ballate. capito? Ho detto: cazzo, che cazzo sta facendo? Ma è una bestia. È stata proprio la sera stessa che gli Si ho chiesto di collaborare. vergognava. Sì, era timido, anche adesso un po' lo è, molto insicuro, quindi magari questa roba che già faceva benissimo non la tirava fuori. Il video musicale è stata un'opportunità. Abbiamo parlato di questo video musicale da realizzare, era un regalo da fare a Marco, Marco non sapeva nulla, abbiamo realizzato il mio video, Marco mi ha abbandonato. Io lì non ero neanche attrezzato per fare una roba del genere, però problem solving, trova una telecamera, impara, scarica questi software, impara a fare questo tipo di montaggio. Non avevo neanche mai girato un video musicale di quel tipo, con qualcuno che ballasse, che cantasse e che facesse da capitano a tutta la situazione. È stata un'esperienza molto magica, veramente magica. E poi da lì in poi abbiamo visto che la cosa funzionava, piaceva e abbiamo continuato. Abbiamo fatto Marco mi ha abbandonato, Thriller, che era un tributo a Michael Jackson, Certo, il suo lì stile con di la. ballo preferito penso sia proprio quello di Michael Jackson. Sì. Davide, visto che i video li sappiamo fare, facciamone uno su Thriller, ce la facciamo riarrangiare, è venuta la e girati. Mi pare solo tre, sì. E girati. Sì, queste qua sono state le più grandi produzioni che ho fatto con lui.
ho fatto su YouTube, anche perché i miei collegamenti su YouTube erano esclusivamente loro due, Marco e Ciccio. E questo gira di, cioè, abbiamo fatto un passaggio gigantesco. Marco Abbandonato era un gioco, Thriller era uno sfoggio delle capacità tecniche artistiche che avevamo. Girati voleva essere il mashup finale, e Perfetto. lo è stato. Lavori molto enormi, quelli lì A sono proposito stati. di questo, ti vorrei fare appunto questa domanda, e poi insomma, penso che posso anche lasciarti andare, perché questa è la domanda principale. Allora, tu parli di un lavoro enorme, ok? Però cerchiamo di capire quali sono le dimensioni dell'enormità del lavoro, no? A mio avviso Sì. possiamo dire che ci sta una questione di tempo e una questione di risorse, perché il tempo e le risorse, quindi vabbè, che alla fine anche la strumentazione comunque si ritorna sempre alla questione di denaro, no? Sono un po' come l'aria e il cibo anche di un progetto. Ecco, siccome magari il pubblico queste cose non le sa perché sono dettagli da dietro le quinte, insomma, prendiamo ad esempio Certo. come punto di riferimento un video come può essere Girati, ok? Che, come hai detto, è Sì, stato sì, sì. quello più elaborato fondamentalmente. Sì, è quello che ha più da raccontare, onestamente. Esattamente. Parlaci un pochettino di quali sono proprio gli sforzi per mantenere attiva una bestia del genere. Cioè, nel senso, quanto tempo è stato necessario sia per scriverlo che per fare le riprese e poi per editarlo. E poi, se non mi sbaglio, da un punto di vista economico è stato sponsorizzato dai fan, giusto? Sì, esatto, interamente, Insomma, sì. parlaci un pochettino della dimensione produttiva del video, cioè come foraggiare un progetto del genere. Allora, noi facevamo forza sul fatto che il pubblico aveva amato i precedenti video. Era molto attivo, Ciccio nelle fiere andava a presenziare, a vendere anche delle magliette, è capitata anche una cosa del genere. Allora, ho pensato, ma perché non facciamo... È partita da me questa cosa, ho detto, perché non realizziamo qualcosa che possa essere d'aiuto ai fan, che magari ne fanno parte, senza fargli spendere qualcosa di veramente enorme, però li facciamo sentire inclusi. Quindi qualcosa che li faccia venire da noi a realizzare qualcosa, ancora non sapevamo che cosa, ma qualcosa. Regalandogli anche un prodotto che avrebbero visto in un eventuale video. Questa qua è stata la base. Ho pensato a una cosa del genere. Allora, qui abbiamo un attimo scelto come fare, abbiamo pensato ai crowdfunding, eccetera, eccetera. Però, ok, che cosa realizziamo? Qua abbiamo scelto di fare un video musicale e ci eravamo dati, era novembre, se non mi sbaglio, se, ottobre, settembre, ci eravamo dati come data in cui pubblicare questo eventuale progetto il, se non mi sbaglio, il 6 di giugno, perché c'era una fiera in Sicilia, era Lettland Comics. E praticamente ho detto, ok, realizziamo qualcosa che possa essere annunciato lì insieme alla gente, che possa piacere alla gente, dove la gente ne può far parte. Che cosa facciamo? Un video musicale, ok? Di che cosa parla? E abbiamo visto che c'era quel meme, quella ripetizione che scrivevano un sacco di fan nei commenti, che era girati, girati qua, girati là. Abbiamo pensato che facciamoci una canzone sopra. Quindi basarsi sul meme fondamentalmente, Sì, giustamente il meme che ha essendo creato il frutto, pubblico. sì, essendo il meme frutto dell'imitazione, della mimica, chiaramente siccome vogliamo far venire il pubblico, noi ci basiamo su questa meccanica sociale, molto molto intelligente. Sì, è perché volevamo che stavolta fossero inclusi i fan con qualcosa che hanno realizzato praticamente loro. Qui la stesura, la scrittura di un video musicale, quindi cosa fare, come non farlo, cosa possiamo mettere di originale, cosa fare di diverso rispetto ai precedenti video, che team formare, chi fa cosa. All'epoca, quando iniziamo il progetto, il regista non dovevo essere io, doveva essere un altro ragazzo, però questo ragazzo poi aveva da fare, aveva altre idee, quindi le strade si sono un Divergenza po' creativa dividendo. e produttiva, Sì, fondamentalmente. tutto qua. Non, era un ragazzo che non conosceva il mondo di YouTube, questo c'è da dire, quindi non sapeva quelle che sono effettivamente le potenzialità di potersi far conoscere e lavorare grazie al farsi conoscere anche tramite il mezzo che è YouTube. Abbiamo scelto la squadra, l'abbiamo ridefinita, eccetera, eccetera. Poi c'è stata la scrittura della canzone. Una volta che la canzone era pronta, andava scritto il video. Che cosa facciamo? Ci siamo riuniti un sacco di volte, abbiamo scritto quelle che erano
le regole fondamentali del video, ovvero come farlo partire. Era il primo video, se non mi sbaglio, che aveva un intro molto elaborato. Chi inserire, la scrittura di un video del genere, di un video musicale, è soprattutto un video che, oltre ad essere musicale, è anche una storia che va a chiudersi, è particolare, soprattutto se queste persone non sono neanche propriamente del settore, perché avevamo scritto video per YouTube. Quindi scrivere un video che ha delle pretese così alte, anche perché grazie all'Indiegogo erano arrivati dei fondi che comunque ci hanno aiutato abbastanza. Forti del fatto che l'attrezzatura non l'abbiamo dovuta affittare, perché uno, a me l'attrezzatura non la puoi affittare, perché non esistono i posti dove l'affitti, o ce l'hai o non ce l'hai. Era tutta roba mia che ho acquistato nel tempo e che poi abbiamo messo in scena. Poi... sì, sì, alla fine la fatica è stata questa, ovvero realizzare tutto, la scrittura e la gestione del team. Perché poi una volta che tu inizi a girare il video, perché magari ti suddividi le scene, ok, questa scena che è quella a metà video la giriamo all'inizio, così il team si sveglia, capisce com'è bello lavorare in squadra, capisce che risultati si danno. La cosa fondamentale che facevo era girare la scena magari di giorno, poi passavo tutta la notte a montarla, non era la scena perfetta, ma comunque gli davo un bel montaggio, lo consegnavo nella chat di gruppo dove c'erano tutti i ragazzi del team, erano mega soddisfatti e volevano continuare. Questa cosa è stata veramente importante e forte, ci è stata veramente d'aiuto. Quindi il tuo lavoro di montatore è stato procedurale, cioè nel senso tu facevi pezzo per pezzo e continuavate passetto per passetto, non c'è stato tipo il raccoglimento delle, diciamo, delle risorse e dopo hai consegnato il prodotto, magari in più versioni. Sì, 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 procedurale, perché mi sento, visto che poi lo monto io e faccio anche io la color, mi sento più ispirato lo stesso giorno in cui ho girato la clip. Quindi facevo al volo la color, il taglio, andavo a inserirci la canzone, la consegnavo e questo sapevo che sarebbe stato molto d'aiuto a me e ai ragazzi del team per andare poi molto più forti il giorno successivo in cui avremmo avuto le riprese. Anche nei film non vanno a montare tutto quando è tutto finito, lo portano avanti pezzo per pezzo perché il tempo poi non basterebbe. Se devi fare tutto all'ultimo e poi all'ultimo hai qualche problema di qualsiasi tipo, è un guaio. Magari ti accorgi che una clip la devi rifare, magari ti accorgi che il software non va bene, allora è meglio che lo cominci, fai i pezzi che hai e poi unisci tutto. Poi ovviamente sono metodi che uno sviluppa nel tempo, io l'ho sviluppato così e mi trovo bene, magari qualcun altro lo fa in un altro modo. No, certo, certo. Infatti segnalano qua nella chat che il lavorone si vede che c'è proprio dedizione. Quindi diciamo più o meno misurando in tempo, ok? Però quanto in giorni di lavoro? Quanti giorni di lavoro è stato effettivamente tutto il progetto? Dalla prima scrittura fino alla pubblicazione, perché il lavoro finisce quando viene pubblicato, chiaramente. Prima ci sta anche tutta la preparazione. Se dovessimo contare da quando abbiamo iniziato a lavorare sull'Indiegogo, perché anche lì abbiamo realizzato dei video pubblicitari, stavamo acquistando già delle cose, delle robe d'attrezzatura, abbiamo lavorato da novembre fino a giugno, se non mi sbaglio. Io l'ultimo render l'ho fatto 2 ore prima della pubblicazione, che è una cosa che non puoi fare, perché metti che sbagli qualcosa, che accade? Sette mesi, sì. Capito? Sette mesi di lavoro, ragazzi. Quindi vuol dire sette mesi. Di chiusa totale, altro che coronavirus, insomma. Certo, ognuno avevamo comunque anche altre cose in ballo, abbiamo fatto uscire altri video sul canale di Ciccio, io avevo altri lavori, ogni ragazzo aveva le sue cose da fare, però puntualmente ogni giorno o una volta ogni 2 giorni c'era una riunione, c'era un sentirsi, un telefonarsi, uno scegliere cosa acquistare, cosa non acquistare, cosa farlo, come farlo. Le ultime scene, se non mi sbaglio, le avevamo anche modificate all'ultimo, avevamo sistemato alcune robe di sceneggiatura, alcune non le abbiamo potute fare perché mancava il tempo, mancavano le risorse economiche per girarle. È un lavoro lungo, è durato tantissimo, però ora è una roba che se io metto in TV e me la riguardo sono felicissimo di averla fatta. E è successo, se non mi sbaglio, 2 settimane fa mi sono rivisto gli ultimi video che abbiamo fatto con no, gli ultimi, i video musicali che ho fatto con Ciccio. Gli ho mandato un messaggio audio, gli ho detto: Ciccio, però wow, siamo stati veramente bravi, ero contentissimo perché è uscito fuori qualcosa che
Difficilmente potremmo rifare, difficilmente possiamo pareggiare. Ciao ragazzi, allora tra non Ehi molto là, dovrebbe ciao. arrivare anche Daniele, eccolo qua. Eccolo qua. Eccoci qua. Perdonami. Quindi Salve. stavamo parlando, vediamo se riesco tipo a mettere meglio l'interfaccia, eh. Vediamo Daniele, ma sei così. da telefono? No, sto da PC. Vediamo Perché non adesso. vediamo la tua web. Oh no, è successo di nuovo. Aspettate un attimo, ragazzi, cerchiamo di non cadere troppo nella confusione. Ok. Allora, stavamo parlando fondamentalmente qui, adesso, prima che di presentare gli ospiti, concludiamo questo discorso e poi, insomma, lasciamo il buon Davide andare, ok? Stavamo parlando appunto dell'ultimo video, della grande produzione che ha fatto, è stato appunto girato insieme a Ciccio Merrino. E qua infatti ti scrivono, montare pezzo per pezzo è molto intelligente, ma mi sembra confusionario. Penso di poter rispondere da parte tua che chiaramente nel momento in cui ci sta un forte lavoro di networking con le altre persone, questa confusione viene dissipata sul nascere, perché chiaramente, si può discutere subito, insomma, di quelli che sono i problemi. Avevamo ad esempio una segretaria di edizione che andava a segnare Sì. quelle che erano le clip valide e quelle che facevano cagare. Quindi, una volta che io andavo a fare il montaggio di riprese, che comunque ho girato io, quindi la confusione tanto quanto, hai già tutto più o meno organizzato e pronto e ben strutturato nella testa. Poi avevamo appunto, come dicevi tu, un team che andava a lavorare tutto insieme. Avevo la ragazza che ha fatto la segretaria d'edizione, il suo compito era segnare le clip buone, gli audio buoni e quelli che non andavano bene, quelli che magari erano le riserve, perché dice ok, questa qua è venuta buona, poi la guardi a casa, fa cagare, ok, c'è la riserva. Lo so, E no, no, è quindi ottimo avere questo. È veramente ottimo avere un supporto di natura pratica come un tipo di segreteria e cose del genere perché ti aiuta un sacco a coprire i buchi perché ne vengono fuori prima o poi i buchi con qualcosa che sì. magari è stato previsto in precedenza. Comunque, allora, Davide, noi ti ringraziamo tantissimo per la tua partecipazione. Ma grazie a Spero. voi, grazie a Guarda, voi. la chat è piena di complimenti per te. Ti dicono che vorrei. C'è Diego che dice: io Grazie. vorrei avere, vorrei avere la tua voglia di fare la tua dedizione. Sei un grande. Poi anche Manti dice: si vede che sei un grande top ospite. Quindi noi ti Grazie. ringraziamo tantissimo per la tua partecipazione. Ti auguriamo buona fortuna per la fase 2. Insomma, vedi di fare ca cose cafone perché noi ce l'aspettiamo. Insomma, ci hai riempito di hype con i tuoi primi lavori. Speriamo di rivederti tornare a spaccare culi. Va bene? Grazie mille, grazie, grazie per avermi ospitato, anche perché è stata un'opportunità per conoscervi, conoscerti, i due ragazzi già li conoscevo perché abbiamo lavorato insieme lo scorso anno per Girati. Però queste qua sono le vere opportunità che ci danno la possibilità di lavorare e divertirci una volta che queste fasi non tanto belle passino. Quindi grazie a voi, grazie a Se voi. vuoi, ripeto, se tu vuoi rimanere o se hai da fare, puoi andare tranquillamente. Però se vuoi rimanere, magari puoi fare anche tutte le domande qui ai The Suckers. Sì, ci sono. Ciao Salve. ragazzi. Tra l'altro, ciao, ci siamo Ciao. già visti prima nella prova, però è un piacere rivederti. È un piacere Come rivederti. va? Come va? Prima, quando parlavamo del fatto che per fare questo video ci siamo stati un sacco, mi ricordavo la scena che abbiamo fatto insieme, che durava veramente poco, ma quanto tempo ci siamo stati e quanto ci siamo Un divertiti. sacco, che un tra l'altro sacco. erano le 2 di notte. Sì. Era tardissimo, noi eravamo a Milano. Tra l'altro, perdonatemi se ho gli occhiali, ma come dicevo prima, loro ormai quando sto sul Twitch c'è questo meme e devo tenere gli occhiali. Quindi Degli occhiali da sole, soprattutto, non da degli solo, occhiali no, generici. ovviamente, ovviamente. Quindi niente, devo avere gli occhiali, raga. Purtroppo sì, Davide, tu accettate. per caso utilizzi le lenti quelle per stare al computer? Sì, io, oh Daniele, No, Davide. io da ieri mi sono preso i No Wave Ma che mi infatti sono arrivati di recente. me li voglio fare pure io, cazzo. Sì, no, veramente comodo. Vedi, tutto giallo, Ho fatto la però. visita anch'io, dovrei mettermi anch'io gli occhiali. Ma no, proprio quelli per arrestare Ah, sono il quelli. blu. Perché è quello che ti distrugge proprio, ti distrugge la vista. Guarda, Sì, no. io per Sì. togliere blu ho un programma sul PC che si chiama Flux, non so se lo conoscete. Pelati si sente un po' basso. Ce la fai a Adesso mi dove. sentite? Sì, Io ora un ti po' sento meglio. bene. Ok, dicevo, per arrestare il blu sullo schermo del PC c'è anche un software che si chiama Flux.
Non so se lisce tutto. Però, c'è anche un problema. Se tu lavori fai tipo il colorist, ok? Certo, Sì. magari non è che non puoi avere un'immagine infedele sullo schermo, quindi Sì, spesso è quello. capito? E questo è il punto. Purtroppo non puoi andarci di software, ci devi andare per forza di lenti, sei costretto su Ad tutti questi esempio, colorist. sui Mac, su tutti i sistemi che hanno macOS, c'è l'opzione dal tramonto all'alba, se non mi sbaglio, che quando raggiunge più o meno le 7 di sera inizia a ingiallirsi sempre di più, man mano che passa il È la stessa tempo, e poi cosa si che spegne. fa Flux praticamente. È comodo, ti salva veramente la vista, però secondo me qualche cosa a livello di radiazione, a livello di schermo, ti passa ugualmente. Non è... E poi, vabbè, sì, se devi fare lavori dove devi sistemare i colori, le foto, è un casino, la devi disattivare, ti bruci la retina e poi la riattivi. Sì, infatti c'è un po' sto casino, ogni volta cambia colore, però io lo uso per giocare principalmente di notte e veramente c'ho gli È occhi. ottimo. Mi salva, sì, mi salva un sacco gli occhi. Perfetto. Ok, allora qui noi abbiamo appunto i The Suckers, loro si conoscono già col nostro ospite, scusatemi. Voi avete quindi collaborato pure nel video di Ciccio, giusto? Sì. Abbiamo due clip, se non erro, in quel video. Perfetto, che quindi avete fatto tipo easter egg proprio, siete stati l'ospite d'onore. Esatto. Ma è andata proprio a caso. Ce n'è una nella metropolitana e lì non si possono girare le clip. Infatti, Sì. mi dissocio da ciò che abbiamo girato, e poi Ci ce n'è hanno una dove fermato dopo ci hanno quella clip, se non fermato. erro. Sì. Ah sì? No, non qual è la metropolitana. Ci hanno fermato nella clip che abbiamo fatto in un parco. Dove eravamo? A City Life, forse, una City roba del Life. Ah sì. E beh, pure là non è che se vuole. Diciamo, ma poi è andata a caso, nel senso che Ciccio mi aveva già scritto per partecipare, però io non ero sicuro proprio perché stando a Roma non sapevo quando sarei andato a Milano. Ci avevano chiamato a me a Pela per un lavoro a Milano, stavamo là e tipo, io l'ho chiamato il pomeriggio e gli ho detto: guarda, io sto a Milano, che famo se becchiamo? Lui, dai, arrivo e tra una cosa e un'altra ci avete raggiunto tipo ma tardi, cioè sarà stato mezzanotte, l'una e abbiamo lavorato così. con quello che È c'era. stato divertente, è stato divertente. Sì, Poi siamo andati a ricordo, ricordo. dormire, da voi e quindi è stato Sì, ancora più divertente. dormire fino alle 5 del mattino eravamo tutti svegli, se non mi Sì, sbaglio. vabbè, ma la vita è questa, anche adesso, ormai prima delle 6 non vado a dormire. Mi ricordo Comunque. sta scena che mettevo le canzoni da Alexa, tipo alle 4 del mattino, Sì, Notorious Big, ti ricordi, Daniele? come no, ci stava sto meme, tipo. E sì, adesso più o meno la vita è come prima, nel senso è come quel giorno, non si va a dormire prima delle 6, oggi avevo paura, ho detto guardate se non mi sveglio, invece mi sono svegliato, mi sono messo la sveglia Hai al visto? giorno così. Io ho questa sensazione barra ricordo e l'andrò a dormire quando comincio a sentire gli uccellini che cinguettano fuori, Sì, tipo. bravo, Dice, bravo, sono cazzo, d'accordo. anche stavolta ho sgravato con gli orari, cazzo. Sì. No, Vabbè, io questo. capisco molto molto bene. Quindi a proposito di questo panorama italiano, che volevo parlare di un po' principalmente italiano, poi andremo più a concentrarci verso la capitale. Però una cosa alla volta. Secondo voi, prima ho parlato con Davide appunto della situazione dell'approcciarsi alla fase 2, no? Insomma, voi come già l'Italia era un po' precaria dal punto di vista del videomaking, adesso pensate che questa situazione possa essere, posso dire, un'opportunità di lancio, o secondo voi arriveremo tipo a un arresto br brutale per quanto riguarda almeno il nostro campo? Poi per tutto il resto ci sono altre persone che possono parlare di questo. Diciamo, posso dare il mio punto di vista. Non sono ovviamente un videomaker, nel senso, quindi posso soltanto immaginare le difficoltà di chi si approccia a questo mondo. Quindi, ovviamente, mi dispiace per Davide in questo momento e per tutti i casini che dovrà affrontare. Ovviamente io parlo per me da esterno, giriamo video con la produzione, cioè, certo una cosa che è stata d'intralcio in questa quarantena per me e per il progetto in generale è stata proprio quella che non possiamo vederci con la produzione per girare, quindi io per fare video sono costretto a stare qua da casa in questa stanza con questa telecamera e fine, non possiamo fare nulla, mentre E quest'anno avevamo possiamo dire che la qualità un po' ne risente dei video, perché noi abbiamo sempre avuto dei video in mente, no? Da fare all'esterno, che adesso è da un mese praticamente che non possiamo fare.
Quindi abbiamo... Ma i ragazzi riescono a darvi delle, comunque delle informazioni, degli aiuti. Si chiama The Maniac? Come si chiama? Non mi ricordo. Sì, The Maniac. Sì, alcuni con loro e ci sono tre video che invece abbiamo girato con un altro videomaker molto bravo che si chiama Luca Di Paolo e abbiamo lavorato insieme lì alla regia. Io e lui, l'ultimo video fatto con lui si chiama Ogni Producer in Italia nel 2020 ed è uscito a febbraio. Comunque, vabbè, principalmente The Maniac, se no con quello, sì. Ok, perfetto. Quindi fondamentalmente voi avete adesso problemi chiaramente a rivolgervi alla vostra produzione. Perché sì, poi diciamo la fase 2 per me, per noi in generale, spero possa reintegrarsi piano piano anche con le varie produzioni e ci possa dare la possibilità di girare quello che non abbiamo potuto fare. Poi personalmente ho in testa anche dei cortometraggi, io scrivo, faccio anche cose parallele, adesso studio cinema, quindi mi sarebbe piaciuto approcciarmi di più nel mondo del videomaking, anche dei cortometraggi e cazzi vari. Per esempio adesso in accademia dove studio erano in programma tanti cortometraggi da girare, non si possono fare, per il momento ci stanno andando a distanza, cioè roba del genere, girate da soli a casa, cioè come fai? Sarebbe stata una bella opportunità comunque per imparare a sì, girare sì. Bene i cortometraggi, perché i nostri non sono proprio cortometraggi veri e propri, i nostri video su YouTube, ma sono proprio dei video. Ecco. Sì, considerate, io non so se lo sapete, però ci sono molte, molte case di produzione di tutorial, tipo se non mi ricordo, si chiama Domestica, che è spagnola, praticamente loro stanno pubblicando molti tutorial gratis su come cominciare ad approcciarsi tipo ai software di video editing e cose del genere, quindi magari potreste anche approfittarne per aumentare la vostra capacità tecnica sì, riguardo, sì. Tanto alla fine, insomma, questo è il tempo. Comunque prima... noi siamo comunque, non siamo più dei giovinastri, diciamo. Come purtroppo diceva, no. Come diceva Metal Carter a Mucchio Selvaggio. Già comunque... ci sto male, perché io devo fare 23 anni a ottobre, non lo voglio accettare. Greve 23 anni. 23 è devastante. Secondo me i 25, cioè per me la vita finisce intorno ai 20-21. 22 è stato devastante, 23 sarà un problema, ma 25 secondo me... No, io non sono d'accordo. Io e Davide già siamo over 25, io sono 25, lui 27, quindi 27. Siamo zombie, siamo morti viventi proprio. Io sono 21. No, vabbè, a parte qualche ruga sotto gli occhi non cambia veramente niente. Frase di chi però nella testa sa che è cambiato tutto. No, assolutamente. No, beh, dipende, diciamo che... Sì. Allora, peccato il fatto è che quando tu vai avanti con l'età ci sono alcune porte che si chiudono chiaramente, però dall'altra parte tu hai molta più maestria, ok, di quello che fai. Certo, ti devi essere giocato per bene certe carte, devi aver giocato per bene il tuo tempo, devi aver investito sulla tua preparazione sotto certi aspetti, però devo dire che arrivato a un certo punto dici cazzo, adesso ho quella sicurezza di poter fare le cose, di poter realizzare... No, dicono, è tutta una colata di merda. No, non è una colata di merda, ragazzi. Chiaramente, non hai più il fisico di una volta. Non hai più, come posso dire, quell'energia giovanile, quella presa bene. Però vi dico una cosa. Molto spesso quella presa bene è motivo di grandi prese in culo. E c'è un motivo. Perché tu, quando hai troppo entusiasmo, non hai una grande capacità di discernimento di quello che è la realtà e molto spesso ti butti a capofitto su cose che effettivamente non è capo né coda. Adesso sai, hai più sale in zucca e hai più competenza. Chiaramente sono cose che non ti sono state date gratis solo con l'età, cioè non è che stai fermo là, certo. Sono tante prese in culo, tanti lavori conclusi, tante cose che ti sono capitate che ti hanno fatto diventare quello che sei adesso. Quindi quello che ti posso consigliare anche a voi due che siete più giovani, Madonna santa, la barba bianca che mi cresce mentre parlo, ma comunque quello che vi posso consigliare è quello di investire su voi stessi, perché comunque ripeto, certo non potete fermare il tempo, ok, però potete continuare a coltivarvi, arrivare a un certo punto che potrete godere dei vostri frutti. È un pochettino come i fiori, no? Allora, per fare i fiori serve la terra, serve il letame, l'acqua e il sole. Nessuna di queste quattro cose fa odore di fiore, sembra un fiore e affini, sì. Però a un certo punto, di punto in bianco, spunta il fiore. Quindi quello che vi posso dire è siate più devoti al processo
di crescita. E poi i frutti verranno se devono arrivare, ecco. Più che altro, un altro consiglio che ho io è non procrastinate troppo, perché è una cazzata. Ah, esatto, neanche una cazzata che ho fatto io per un paio d'anni. Cioè, veramente fino ai 18 ero, come posso dire, tra virgolette, dormivo in piedi. Poi da 18 in poi mi sono un po' iniziato a svegliare. Ancora adesso ho questa abitudine che procrastino su alcune cose, però. Cercate di gestire il vostro tempo nel miglior modo possibile, ragazzi. Esatto. Bisogna trovare la via di mezzo giusta tra il capire i propri limiti e riuscire a padroneggiarli, ma allo stesso tempo andare, cioè svolgere, fare qualcosa, insomma, rimanere in movimento. A proposito, fate qualcosa. A proposito di tornando all'argomento appunto del panorama dei videoclip, volevo proporvi un argomento di riflessione. Allora, a Roma, prendiamo ad esempio Roma, no? Perché insomma, dove io abito, ok? Sono stato testimone, ok, di un certo cambiamento che volevo un po' sviscerare con voi. Allora, ad esempio, al tempo, quando io ero teenager e anche un po' prima, ad esempio prendiamo come punto di riferimento in quanto picco di popolarità, non tanto nel suo genere, per esempio il Truce Clan, no? Prima ho parlato, ho fatto il riferimento. Come no, certo, assolutamente. È stato a Metal Carter, ok? Parliamo adesso di quel tipo di popolarità, perché adesso noi siamo tutti depressi con la quarantena e cazzi e mazzi, ma noi immaginiamoci la quarantena a quel tempo, magari che c'erano i telefonini che avevano un massimo tipo di 100 messaggi o 100 minuti, insomma. Sarebbe stato un bel cazzo in culo, onestamente. Quindi diciamo che siamo stati molto privilegiati da quello che è stata, da quella che è la situazione attuale, assolutamente. Però quello che voglio dire, no? Come notate, il panorama dei videoclip, quindi di quello che sono gli artisti musicali indipendenti, è cambiato molto nel tempo. Già, vi potrei fare una domanda di cui potrei già conoscere, diciamo, la risposta, però non è una risposta banale. Secondo voi, chi sta adesso a quel picco di popolarità è un degno erede di chi lo ha preceduto? Cioè, nel senso, prima il Truce Clan faceva fondamentalmente una critica sociale, no? Come quello che è effettivamente sempre stato, diciamo, la caratteristica principale del rap, no? Cioè, fare la critica sociale. Mentre invece adesso, siccome è proprio... c'è una capacità è andato a sfociare su totalmente altre vie. Adesso ecco, parlici qual è il vostro punto di vista riguardo di quello che è stato il cambiamento di chi occupa la vetta di popolarità da un punto di vista di chi fa il videoclip musicale, chi propone l'audio video. Aspetta un attimo, però tu prima di rispondere devo avere delucidazioni su una cosa. Tu quindi stai paragonando in qualche modo la popolarità che poteva avere il Truce Clan al tempo, quel tipo di seguito e anche considerando il messaggio che stavano cercando di far passare, rispetto a chi ha la stessa popolarità che aveva il Truce Clan prima, adesso, con altri messaggi e con altro tipo di videoclip, ovviamente. Cioè, sì, questo è più o meno il contesto. Anche con l'avvento della trap. Ok. Allora, avevo capito. Guarda, non so se vuole rispondere Pela prima, dimmi te Pela, se io ce l'ho già, dimmi tu. Vai prima tu. Ok. Guarda, la differenza sta sicuramente, innanzitutto bisogna considerare i mezzi che c'erano prima e i mezzi che ci sono adesso, come hai detto te. Quindi prima il Truce Clan cercava di far affermare un certo tipo di pop, chiamalo gangsta rap, chiamalo horrorcore, chiamalo hardcore, quello che vuoi, che faceva passare un certo tipo di critica sociale e che sicuramente all'estero era già spopolato e circolava da anni, anche prima, molto prima del Truce Clan. Volevano in qualche modo portare in Italia un certo tipo di scena che non c'era, tentare di ricreare e un certo tipo di immaginario e soprattutto dire guardate che là magari stanno di merda e con un certo tipo di musica si lamentano del loro paese, di quello che sta succedendo. Anche noi vogliamo e anche noi possiamo farlo e ci sta a questo modo. Noi prendiamo spunto da quello che c'è e lo riarrangiamo. Come anche questa cosa che fanno la trap. Esatto, stessa cosa esatto. Sta succedendo adesso con... Quindi... con l'immaginario della trap, insomma. Esatto, e quindi se vogliamo prendere da questo punto di vista, all'apparenza l'idea è simile, no? Perché se lo vedi da questo
da questo punto di vista, la trap e il voler portare un certo tipo di messaggio e di immaginario trap che all'estero c'è sta dal 2010, ma anche prima, è stato solo un modo di dire guarda che lo possiamo fare pure noi, io mi sto ispirando, lo voglio fare a modo mio. E ovviamente poi lo si fa a modo proprio. Il Truce Clan l'ha fatto con una personalità italiana, prendendo spunto da un certo vissuto italiano, l'idea che c'era di Roma, le parti più malfamate, più romana che italiana, infatti, sì, esatto, perché parlavano molto di Roma, sì, in sé, insomma, esatto. E la trap è un po' la stessa cosa. La differenza, secondo me, sta proprio nel messaggio generazionale. In generale, la trap comunque non porta alcun messaggio, ok? Non ci sono messaggi nella trap, ma perché è un altro tipo di musica. La trap, che sia fatta bene o fatta male, in qualche modo ostenta sempre le solite cose, è più un vantarsi di un certo tipo di possessioni materiali. Io ho il potere, io ho questo, io ho quell'altro. Sì, e principalmente è una questione di flexare, fondamentalmente. Esatto. È flexare, ed è una questione di sound, ok? Quindi la trap, la cosa che conta nella trap è esclusivamente come hai mixato e masterizzato un pezzo e come ti suona il pezzo in cuffia e in cassa. Perché se un brano trap ha una produzione scarsa, allora lo devi buttare. Se il Truce Clan faceva un beat riciclando sample hip hop sample di musica di vent'anni prima e lo registrava in una cantina, lo faceva di merda, però sopra ci sputava tutto quello che gli passava per la testa e portava un certo tipo di ideali, aveva senso lo stesso. Anzi, se facevi una cosa prodotta bene, magari eri visto male, perché dicevano, ah, quindi tu c'hai i soldi, testa di cazzo. Ma chi è sto frufru? È vero, lì era è questa la cosa. Adesso è completamente opposto, ok? E quei videoclip, scusa, poi finisco. Vai, prego, come no. Con i videoclip stessa cosa, vedi del video di Verano Zombie, è terrificante, è bruttissimo, però è bello, è culto, funziona, mi trasmette molto più rispetto che il video di Spera e Basta e Lazza con un brano ben prodotto che però stanno a flexare i soldi e stanno in mezzo alle pischelle che muovono il culo, capito? È diverso, c'è un altro tipo di ideale, la trap ostenta i soldi, il Truce Clan ostentava il non avere soldi ma il voler passare un messaggio, sputarsi sopra, al fine non di fare soldi, ma al fine di riunire un certo tipo di degrado che prima era stato separato e voleva portare. Poi che tutte e due le cose hanno i loro lati negativi, nel senso non tutti i pezzi del Truce Clan sono validi, non tutti i membri del Truce Clan erano capaci, avevano talento. È vero. Come non tutti i trapper hanno talento e non tutti i trapper sono capaci. Fine, questo è il mio discorso. Riguardo i videoclip, comunque abbiamo potuto vedere delle varie differenze. Cioè, appunto, tu hai preso come esempio Truce Clan. Basta vedere un video loro che era 2005 quando era uscito. No, 2008 quando era uscito Verano Zombie. Comunque, i video musicali, magari c'erano loro che rappavano, capito? Loro che stavano lì. Invece, adesso prendi un videoclip trap dell'80% dei trapper, vabbè, non solo americani, anche italiani. Vedi quello su Range Rover, quello con la donna con le donne accanto, capito? Sì, loro sì, che sì. Sfoggiano soldi, insomma, cioè, i videoclip adesso si sono praticamente ridotti a questo, non c'è più, esatto. Prima c'era più quel senso dell'unione, anche adesso vi cito anche un altro gruppo, gli Odei, dove c'erano il Gitano, non so se, sì. Se forse Mastercast tu l'hai sentito, mm-hmm. Adesso non c'è più il Gitano, Ion, anche lì loro facevano questi videoclip dove comunque c'erano loro insieme, capito, non è che facevano vedere io c'ho questo, io c'ho quell'altro... Insomma, certo. C'è stata davvero un'ampia differenza. Vabbè, ma questo è come anche diceva, perché quelle scusa se ti interrompo, come sì, diceva sì, anche sì. Davide prima, no? Proprio l'esperienza della condivisione dell'evento comparire, no? Immagino che questo tipo di intrattenimento anche personale sia una cosa molto più tipica di una decina d'anni fa, in cui si voleva proprio avere questa ebbrezza di condivisione, proprio perché quelli che erano i nostri strumenti per comunicare, che erano molto limitati, effettivamente avevano, come posso dire, plasmato il nostro orizzonte. Adesso invece siamo più abituati proprio al broadcast e quindi automaticamente anche le nostre aspettative di comunicazione sono diventate broadcast. Infatti io volevo citarvi un autore che nel 99 si chiama Zygmunt Bauman, ok? Nel 99 ha pubblicato un libro che si chiama appunto
se non mi sbaglio, Modernità Liquida, me lo sono segnato, perché è una cosa molto importante. Cioè, fondamentalmente, Modernità Liquida. Cioè, fondamentalmente parla dell'avvento della società liquida. È una cosa che, di cui volevo parlare con voi, appunto, è dell'effetto della diluizione, appunto, della nostra identità. Perché il momento in cui, che ne so, avevamo prima niente, poi il Nokia 3310 e poi YouTube, ok? Quindi abbiamo fondamentalmente le persone che vedo e la nostra cerchia. Poi le persone che riesco a contenere in quei 100 minuti a settimana, al mese, quello che è, o comunque quei pochi soldi che potevo riuscire a investire nella telefonia, e poi effettivamente al broadcast, che è letteralmente tutto il mondo. Autori come appunto Bauman, sociologi, insomma, piuttosto di una certa rilevanza, avevano già, come posso dire, previsto questo comportamento di carattere liquido della nostra identità. Però quello che vi volevo chiedere, voi che appunto avete vissuto proprio tutta questa diluizione durante il periodo della vostra crescita, insomma, come avete percepito e incassato questo cambiamento? Ragazzi, io mi infilo un secondo, mi infilo un attimo per dire che devo andare via, che ho un progetto su cui lavorare, quindi mi inserisco in questo frammento fra la domanda e la risposta. Dai, va bene, ci aggiorniamo. Grazie mille di tutto. Un abbraccio, dai. Grandissimo. Ciao, ciao, buona giornata. Ciao. Questa è una domanda che comunque rivolgo anche al pubblico. Insomma, siamo tutti molto, come posso dire, soggetti a questa diluizione da parte dell'internet e del web. Insomma, voi come ve la state vivendo, specialmente adesso che siete costretti a passare per il web per poter parlare con gli altri? Pela, vuoi partire te? Io non so mai chi fa parlare prima, se me o Pela, non voglio... Vai tu, tanto io ce l'ho già un po', vai. Ok, guarda, allora, per quanto riguarda adesso... Io ringrazio comunque di vivere in quest'epoca e di stare in quest'anno, perché se fosse capitato in qualunque altro anno, almeno se fosse capitato prima degli ultimi 10 anni, più o meno, sarebbe stato molto più complicato. Non voglio neanche pensare magari ancora prima, fosse capitato negli anni 80, che facevi? Ok, quindi banalmente ti dico che sono contento. Accuso comunque un certo tipo di dipendenza dalla tecnologia, che prima cercavo in qualche modo di destreggiare e diciamo, prima della quarantena ero un attimo più consapevole dei miei ritmi e li riuscivo a gestire, e quindi sapevo che non dovevo toccare il telefono più di un tot, non mi andava di stare troppo appiccicato, ma perché, nonostante magari, sì, io magari lavoro sul web, faccio video ovviamente, però al contrario di altri ho sempre cercato di non farmi rapire dalla tecnologia, perché quando ero più piccolo è capitato, e quindi ok. Adesso invece sto tutto il giorno attaccato, nel senso, o telefono o computer, oppure mi vedo un film, oppure sento la musica, quindi comunque il mio intrattenimento deriva esclusivamente da dispositivi tecnologici, anche quando mi metto magari a suonare la chitarra. Non ho capito. No, dico, a chi lo dici? Stessa cosa, okay. Per me adesso, tipo che sono in quarantena, è anche peggiorata la cosa. Esatto. La mia giornata tipo prima di sto quarantena lavoravo, io comunque lavoro quelle 6-7 ore al giorno. Tornavo a casa e non è che avevo molto da fare, o parlavo con degli amici appunto su WhatsApp, o la maggior parte di quello che faccio anche adesso e mi mettevo a giocare sul PC con vari amici. Cioè, alla fine questo, cioè io mi intrattengo alla fine così, cioè ad esempio la televisione per me, mo faccio una cosa che non c'entra niente, la televisione non la guardo da che 5-6 anni. Ormai praticamente ho la portata di mano tramite cellulare oppure tramite PC, mi informo da lì, cioè ormai la televisione per me è molto passata e chiaramente si vede che sta passando la TV. Ormai sì, poi, proprio anche nell'espressione artistica, no, delle persone, come appunto abbiamo detto prima, facendo questo giusto, notando questo, come si dice, questa evoluzione di quella che è appunto l'espressione artistica dal punto di vista sia musicale che video musicale, mi ho notato appunto che il passaggio da Truce Clan a trap proprio è proprio, come si dire, condito, ok, da questa diluizione del significato, no? Nel senso, siccome comunque aumenta lo spettro di persone, chiaramente
si abbassa anche il denominatore comune, quindi ci deve essere roba proprio estremamente basic. Quindi chiaramente sì, se quello ti viene a parlare di problemi nel ghetto, se alla fine perché mi chiedono perché nel titolo c'è GTA 5, no, non c'è GTA 5, ragazzi. No, comunque, no, ripeto, Madonna, scusa, faccio un off topic con GTA 5, vai. Specialmente roleplay, ci sto giocando di botto ore al giorno. Vabbè, lasciamo stare. No, ecco, una cosa che roleplay di GTA 5 in una maniera assurda. Scusate, una cosa che non mi inculo uguale sui videogiochi, raga. Ho smesso, io tipo dopo i 12 anni ho smesso di giocare ai videogiochi per sempre, non ho più giocato a niente se non alla roba retro, tipo Crash Bandicoot retro. Adesso è tipo i primi Crash, Spyro, Rayman, Ratchet & Clank, Jack and Dex, quella roba lì sì, però poi i videogiochi proprio ho smesso. Vabbè, comunque il videogioco ha subito lo stesso identico destino, appunto, di qualsiasi produzione artistica. Cioè, fondamentalmente adesso i videogiochi servono fondamentalmente per, diciamo, come posso dire, raccontare una storia più o meno interattiva. Sì. Mentre invece prima era più un'esperienza di natura, io sono da solo con la mia PlayStation, capito? Sì, ma dal 2000 in poi è successo, perché comunque già vediamo giochi tipo Half-Life 2 del 2004, già lì cercavano di raccontarti una storia. Tra l'altro cito quel titolo perché per me è stato rivoluzionario, comunque era uno dei primi titoli dove la camera appunto non si staccava dal personaggio. Tu vivi tutto il gioco dall'inizio fino alla fine attraverso la camera in prima persona, non è che partivano filmati, tu vivi tutto da lì. No, e quello secondo me per storia narrata penso sia uno dei migliori, perché veramente ti immergeva dentro il gioco in una maniera assurda. Sì, ma sai, appunto, ricordo ciò appunto... già, diciamo, si cerca sempre a puntare alla collettività piuttosto che all'individualismo, e si cerca di unire il più possibile tante menti differenti in un'unica cosa, e quindi di in qualche modo manipolare, diciamo così, il consenso comune, ok? Prima il Truce Clan non voleva magari unire un certo tipo di persone, magari che si sentivano degradate, oppresse, eccetera, insieme. Che però... erano scazzati. Che erano, sì, però se ne sbattevano il cazzo, di quello che... cioè, di risultare eccessivi, cattivi, eccetera. Mentre ora il Trapper vuole ostentare i soldi che ha e risultare eccessivo apposta in certe cose, proprio per vantarsi ed ottenere più consensi possibili. Prima, capito? C'era denuncia e adesso c'è ostentazione, capito? Esatto. Comunque, scusa, sono andato off topic, siamo tutti andati pure io cazzo, però vabbè, diciamo che la cosa che, scusa, ritorno un attimo al discorso iniziale, se no me lo scordo, che cioè mi hai fatto una domanda, perdonami. Te stavo a dire, adesso la situazione è questa, io spero semplicemente riuscire a distaccarmi una volta finita la quarantena, ma immagino e spero di non avere problemi. Come ho vissuto però questo totale cambiamento e questa evoluzione della tecnologia e questo avere tutto più a portata di mano, questi mezzi sempre più a disposizione, cazzi vari. Io l'ho vissuto gradualmente, ma abituandomi nell'immediato sempre ad ogni cosa. Cioè io già, guarda, senza problemi, già nel 2012-2013 usavo la stessa tecnologia della quale ho a disposizione adesso, più o meno. Cioè, avevo lo smartphone, andavo in giro, ce l'avevo sempre a portata di mano, mi sentivo la musica, non usavo Spotify, cioè piccole differenze, però comunque sempre quella è la cosa. Cioè, lo streaming era più assente perché non c'era una banda così larga da poter usufruire di queste tecnologie. Magari c'è, prima a malapena c'era il 3G, capito? Adesso sì, c'è il 4, il 5. Esatto, sì, quella è un po' la differenza. 5G praticamente. Poi ai tempi, ecco, lo streaming ha iniziato a essere popolare nel 2013-2014, ormai lo streaming adesso sta arrivando dappertutto, anche se io sono un po'... non dico che sono contrario, perché io ho sempre preferito avere i miei file, ora parlo in generale, non parlo di musica, serie TV, videogiochi, sempre a portata di mano, nel senso, io non dico che sono contro lo streaming, però vabbè, lo dico anche perché purtroppo ho una connessione un po' scarsa, quindi io con lo streaming ci faccio ben poco. Però comunque è una bella rivoluzione, comunque non avere appunto i file, guardare tutto quello che vuoi, dove vuoi, con la musica, Spotify, Netflix, anche ad esempio con i videogiochi, adesso c'è PlayStation Now che ti fa giocare con, che era 10 euro al mese, ti fa giocare qualsiasi gioco senza installarlo, però devi avere una buona connessione. Sì, no, ma esatto, nel senso, beh, a parte questo, io sono sempre stato circondato dalla tecnologia, ma io già tipo a 8 anni andavo online,
guardavo i siti che mi interessavano. L'ho vissuta graduale, ma non sono mai rimasto sorpreso. Cioè, molti magari sono rimasti sorpresi piano piano da tutte le innovazioni. Se ci sei cresciuto, diciamo che hai avuto il tempo di abituare piano piano le tue, insomma, la tua vita a questo scenario tecnologico. Vabbè, che è anche vero che noi ci abituiamo anche più facilmente rispetto, che ne so, ai nostri genitori o comunque agli adulti. Sì, poi sì, ci sì, sono anche quelle persone adulte che si abituano facilmente, però noi comunque, ecco, penso la maggior parte degli adolescenti si sia abituata facilmente a questo cambiamento. Mm-hmm. Però, diciamo però volevo fare una domanda, no? Però per non andare fin troppo off topic, però comunque per dare comunque un insight al pubblico sul vostro punto di vista. Non pensate che magari questo tipo di cambiamento, no? Cioè adesso i ragazzi che sono giovani adesso, che hanno tipo, che ne so, 14-15 anni, chiaramente non sanno per niente, non hanno la minima idea di quale possa essere tipo l'alternativa a questo. Non che sia meglio ciò che c'era prima, però non conoscono l'alternativa. Non pensate che magari forse sia un po' limitante da questo punto di vista sapere che si può anche non dipendere propriamente dalla tecnologia, sia nel proprio intrattenimento che nella capacità di produzione? Cioè, non può essere magari debilitante come cosa? Sì, beh, è un problema e... Ora so cosa provavano le generazioni prima della mia, quando mi vedevano magari a 12 anni al PC a fare certe cose, dicendo non sai com'era prima, mi dispiace vederti così. No, si usa, insomma, ogni generazione odia quella che viene dopo. Okay. Adesso è sempre stato così. Adesso, citando Salmo, oltretutto. Disse così, non per... Comunque, diciamo che adesso capisco cosa provavano le generazioni prima della mia quando mi vedevano in un certo modo, e quindi ho un po' paura, una lecita paura nei riguardi di quello che sarà il futuro, semplicemente perché tra anche 15 anni, roba del genere, le persone che avranno in mano il mondo saranno persone, cioè i giovani, tutta la fascia... dalla giovinezza alla prima età adulta, generazione, ma anche alla Z, età, sì, sarà una generazione che non avrà vissuto nulla prima di questo boom, ok? Ma magari adesso mi vivo gli anti boomer. Esatto. Quindi diciamo che ho un po' paura, perché non so non vorrei che la gente si potesse dimenticare di com'era prima, o comunque che potesse dimenticarsi che si può vivere anche senza. Per esempio, non so se perché sono comunque un po' più grande di queste persone, ma nonostante io abbia comunque vissuto sin dalla tenera età in mezzo alla tecnologia, sono sempre stato consapevole del fatto che è un optional, ok? Ormai sono circondato e ormai sì, vivere senza sarebbe davvero davvero difficile. Però ci sono stati momenti, soprattutto negli ultimi anni, in cui mi sono reso conto che ne stavo usufruendo troppo e che dovevo distaccarmi. E ho vissuto tranquillamente settimane senza toccare computer, senza toccare telefoni. Quest'estate mi sono preso una pausa dai video, da tutto, pure perché avevo avuto dei piccoli problemi di salute, e sono stato un mese vedendo il telefono giusto per qualche messaggio, per fare qualche chiamata, ma ho vissuto totalmente senza tecnologia e sono stato bene, quindi ho capito che si può fare, capito? Io ho paura che tra un po' non sarà più così, semplicemente, ma già adesso in realtà è così, quindi tra un po' figuriamoci. Poi che sia un problema, non lo so, tocca vedere come verrà vissuta. Basta vedere, faccio un esempio, adesso vari lavoratori che appunto lavorano da casa con lo smart working, no? Come dice Conte, lo smart working. Ah, lo smart, sì, che lo dico, lo sa Dio, vabbè. Dicevo, appunto, senza questo smart working la gente adesso non può lavorare. Quindi, ecco, pensate tipo a questa situazione senza smart working. Il mondo era più... Si sarebbe praticamente fermata l'economia, tranne quelle, appunto, le aziende di produzione, le fabbriche, ecco. Perché sì, ma già mo si è mezza fermata, cioè pensa senza, capito? Quindi, indubbiamente... Ma io sono convinto che il web abbia fatto
molte, abbia portato molte più cose positive rispetto che danni, nel certo senso che... certo, ne ha fatte anche di danni, però anch'io penso che comunque ci sono stati più lati positivi dell'avvento di internet, sì, che lati negativi. Sì, però posso dire, insomma, io non penso che internet abbia fatto danni, secondo me erano le persone hanno fatto danni. Esatto. Internet è solo una cosa positiva, frate, ma già il fatto che io posso dire una cazzata, che ne so, oggi mi sveglio e dico banalità totale, ok, dico una cosa veramente banale. Oggi mi sveglio e sono proprio curioso di sapere come viveva la gente nel 1907. Adesso apro internet e cerco come viveva la gente nel 1907, mi documento e mi faccio una storia riguardo. Certo, okay, prima crei una cultura, certo, puoi fare un sacco di cose positive, come puoi fare purtroppo anche cose negative. Basta che lo usi bene, basta che non esageri e basta che lo usi bene internet alla fine. Questo, esatto, ma è quello, ragazzi. Cioè, internet è solo cultura, è quello, eh. È solo un modo per avere più cultura e stare più, anche poi col tempo è diventato un modo per restare connessi in collettivo, stare insieme e potersi sentire come in questo momento. Poi è ovvio ci sono cose negative, tipo il dark web, cose così, ma alla fine c'è... L'utilizzo, come ci dicono anche in chat, utilizzo improprio anche di Telegram, sono per certe persone che non meritano il diritto all'internet. Certo, certo, certo. Però anzi, Telegram, questo scandalo che è successo adesso, vabbè. Assolutamente. Il punto, realtà, che, cioè, il punto è che ormai si sta considerando seriamente il fatto che il diritto all'internet sia proprio un diritto fondamentale dell'uomo, perché chiaramente per tutte le cose che si possono ottenere principalmente da un punto di vista di preparazione, di condivisione, cioè quasi quasi è quasi un diritto all'uomo, come quello di il diritto di commettere un reato, cioè nel senso tu sei libero di fare quello che vuoi, sei tra virgolette libero di commettere qualsiasi reato, perché tu sei comunque puoi fare quello che vuoi finché te ne prendi le cose. Guarda, tu puoi fare questo, ma se lo fai, insomma, ti devi prendere le responsabilità, chiaramente. Questo però giustamente si riflette anche su internet. Il punto è che proprio per la questione del broadcasting, cioè magari, che ne so, se tu esci di casa armato di mazza da baseball, puoi menare la gente fin quando non arriva la polizia e ti ferma. Però su internet, che tu puoi arrivare letteralmente dall'altra parte del mondo, tu puoi fare danni ovunque. Poi ci scrivono appunto: internet è uno strumento e come tale può essere usato in maniera buona o cattiva, come un coltello, lo puoi usare per tagliare le patate oppure per uccidere una persona. Esatto, non, non è colpa del mezzo, dipende dalle persone. Il punto è come educare le persone, come educare le persone a utilizzare internet. Cioè anche dal punto di vista della scuola penso che sia completamente inadatta, ma diciamo che, come ritornando al discorso precedente da cui è nata tutta questa discussione, quando di solito i giovani danno retta ai propri influencer, tra virgolette, no? E purtroppo penso che questo ruolo è da una parte sottovalutato, dall'altra parte proprio utilizzato malissimo. Perché, come dire, ad esempio, il Truce Clan, che magari poteva non essere propriamente un esempio di, come posso dire, un vero e proprio esempio di vita, ok? Però loro puntavano magari a una sensazione di identità, ok? Perché comunque non avevano magari proprio l'idea dell'effettivo range di pubblico che potevano avere, proprio perché magari non c'era, che ne so, il numerino a disposizione delle visualizzazioni, al massimo potevi avere lo share nella radio, però non avevi proprio la percezione tattile proprio delle prima, persone prima che stavano gli artisti musicali. Prima però gli artisti musicali, c'è anche da dire che non erano proprio considerati come influencer come lo sono adesso. Adesso un artista musicale, se ha un tot numero, adesso è considerato anche influencer, vabbè, questo tramite Instagram. Sì, dove... vabbè, però che ne so, dipende, nel senso, a quel livello hai ragione, livello Truce Clan eccetera, hai perfettamente ragione, però... Quindi ovviamente stiamo analizzando questa parentesi, ok? Però voglio dire, Britney Spears lo era, ok? Cioè, capito? Quello è un prodotto di etichetta, però, eh? Esatto, se parli di persone proprio giganti nel mondo della musica, assolutamente, come lo fu anche Michael Jackson, vabbè. Esatto, la differenza è che adesso si può più facilmente, rispetto a prima, che si poteva comunque fare... Comunicare e magari provare e riuscire anche ad avere un certo tipo di pubblico, ad essere considerato un minimo influente o un influencer, appunto, anche da indipendente, ok? E quindi puoi fare più quello che ti pare. Scrivono nella chat, appunto, come fai ad influenzare, Mantide ci scrive, come fai a influenzare qualcuno se nemmeno sai vivere la tua vita, ok? Giustamente sono magari degli influencer che non dico che sono disagiati, ok? Che tutti i nostri siamo più o meno disagiati. Però magari
sai, no, quando parlavamo appunto tipo della trap, cose del genere, se tu poni, come posso dire, sul piedistallo un tipo di vita che ostenta e basta, e sbattite E nel poi alla cazzo fine delle sono tutti mani. personaggi quelli della trap. Alla Esattamente, questa fine sono, diciamo, divisione tra. imprenditori, hanno tutti questi soldi che Sì, ostentano, sì. capito? Cioè. Molte cose sono semplicemente pure solo affittate. Il punto è che Esatto, sono dire finte. faccio il video facendo vedere la difficoltà del ghetto, dico cazzo, questa è una realtà oggettiva, cioè noi stiamo veramente a fa qua casino, ok? Mentre No, invece no, fare voglia, tutto ma questo teatrino, poi magari le persone, le giovani menti, magari non riescono a discernere bene quale sia la realtà e la finzione, perché ti viene proposta più o meno anche, dice, ah, ironicamente come finzione, però poi si viene a fare un danno e queste persone chiaramente non potendo fare processo sulle intenzioni, non puoi costringere queste persone a prendersi le loro responsabilità sul bordello che hanno fatto nelle menti delle persone, dei ragazzi soprattutto, dei giovani. allora, qua il discorso è molto complesso in realtà, è un argomento comunque pluritrattato e che si cerca di affrontare ormai da anni, perché i danni li fa e questa cosa è oggettiva, ok? È oggettivo che i trapper che ostentano i soldi e cazzi vari abbiano fatto dei danni, specialmente nei confronti delle persone più piccole, ok? Ma comunque c'è stata un po' questa manipolazione di massa anche tra i più grandi, perché comunque c'è gente dell'età mia che va in giro e si comporta come un trapper, ok? Che si Anche comporta gente come un di trapper, 30 anni, ma tipo. ne ho visti anche di trentenni, ok? Quindi è un po' una cosa che ha preso. Come ogni cultura e come ogni moda è normale che accada, ok? Negli anni 60, vabbè, è la sua moda e ciò che prende. Adesso, in questi anni 10, è esplosa sta trap, è esplosa principalmente questo culto e i danni li sta facendo. Che poi sia colpa dell'artista o colpa di chi segue l'artista, qua questo è È sempre una linea pubblico. sottile, molto Penso che un sottile. po', non dico sia la colpa di entrambi, però comunque anche i genitori dovrebbero istruire i propri Sì. figli e dire: guarda, tutto quello che vedi nel web, stai attento, Però comunque. i genitori non sanno un cazzo di internet, se ci È pensi. vero, è un po' sì, un po' è vero, Quindi un po' no, è non vero. cioè, forse dovrebbe essere responsabilità delle istituzioni a fare le veci dei genitori che chiaramente non sono informati. Le Che istituzioni purtroppo in alcuni invece. casi non ci sono queste. E il punto è che le istituzioni invece hanno il dovere di essere aggiornate, capisci? Perché comunque ti devono preparare alla società per quello che è effettivamente. Però se il modello al quale si basa è tipo una roba datata, ok, non dico per tutti, però penso alla maggior parte, proprio perché c'è bisogno anche di metterci molti soldi per far evolvere le infrastrutture e comunque aggiornare quelli che sono i mezzi di No, educazione, sì. è un Ma guarda, bordello totale. Per questo guarda, la sì. domanda sorge proprio: ma che cazzo succederà nel prossimo decennio? No, esatto, ma poi soprattutto, allora, innanzitutto sì, cosa cazzo succederà? Primo, a parte che forse nel futuro noi, se avremo mai figli, chi lo sa, se mi andrà, forse no, Uno forse usa, uno usa, Daniele. Ci dicono, Dipende. i trapper sono un po' gli odierni paninari, si può dire, quelli che erano i Oddio, i paninari. paninari. Sì. Sì, con la differenza che però il paninaro, Ah, definiamo effettivamente, il a parte paninaro, definiamo il paninaro. allora, il paninaro in Daniele realtà sa è un. molto, scusa, ti interrompo un attimo perché Daniele mi ha fatto vedere un sacco di documentari, ne sa molto di più dei paninari, io non è che sono Dai. proprio esperto. No, ma a me piace informarmi su tutte le subculture e classi sociali di tutte le epoche storiche. C'ho questo fetish, e Ci quindi sta, è mi piace. cultura, ci sta, ci sta. Vabbè. Cioè, è Dai, bella cosa comunque. dai, dai. Informaci soprattutto sui paninari e vediamo se effettivamente qual è la differenza Vabbè, tra il il trap e il paninaro in paninaro. qualche modo è, in qualche modo, molti la definiscono una corrente di pensiero, cazzi, è stata semplicemente una moda, principalmente una moda di vestiario e di classe sociale di appartenenza, un po' come sono stati i truzzi, gli emo e cazzi vari, che però ha una peculiarità, si è sviluppata esclusivamente in Italia. Prendeva spunto da certe mode estere, ok? Ha raggiunto il suo culmine nella seconda metà degli anni Ottanta e questi paninari che facevano? Principalmente si radunavano nelle grandi città, quindi Milano in primis, poi anche Roma e cazzi vari, vestivano con i giubbotti Moncler, avevano un certo tipo di culto del vestiario, il culto dello spendere più soldi possibili per vestirsi, Quindi bisogna avere. anche qui c'era un'ostentazione.
Sì, era tutta ostentazione, avere il motorino di un certo tipo, il capo firmato, ok? Era un po' quello che andava, però c'è una differenza. La trap è un fenomeno mondiale e in qualche modo è anche musicale, è principalmente musicale, poi dopo esplosa a livello sociale. Il Paninaro era soltanto a livello sociale, soltanto provinciale, se vediamo, perché è stata soltanto una cosa italiana che sì, si ispirava a certe cose estere. E poi comunque i Paninari ascoltavano un certo tipo di musica, ma non ascoltavano musica definita Paninara, ascoltavano musica che andava di anni 80, come potevano essere i Duran Duran, sta roba Quindi così. era una cultura fine a se stessa. Era una cultura fine a se stessa, d'appariscenza, ok? Diciamo che forse stessa cosa lo sono stati un po' i Truzzi. I Truzzi forse sono ancora più vicini ai Paninari negli anni 2000, perché era un po' sempre ostentazione del vestiario, culto dell'apparire, eccetera. In più la musica di riferimento, Tectonic, House, quella un pochino più becera, Però nei ok. Truzzi c'era appunto, i Truzzi venivano classificati, cioè si univano attraverso la musica. I Paninari invece era più una cosa, non era più una cosa Sì, musicale. esatto. I Paninari volevano un po' riprendere il modello estero che c'era, infatti regola numero uno del Paninaro era sempre andare a mangiare da Burghi, che è stata una catena di ristoranti anni 80 quando era esploso il fenomeno del fast food, e il Burghi era italiano, era una catena italiana e andavano sempre a mangiare là. Poi, e quindi c'era in qualche modo un voler imitare gli americani stupidamente e vantarsi di come si andava in giro vestiti e con un certo tipo di motorini e cazzi vari. In più, che ti Certo. ascolti? Io mi ascolti Duran Duran, io mi ascolto, ok, questa Roba era un... americana. Sì, inglese anche, ovviamente. Ovviamente sì, Anglofona, diciamo. ho detto americana, ma in realtà c'era anche molta ispirazione da Comunque poi Inghilterra. c'è un commento molto importante qua. La televisione faceva le sue porcate pure, come la strumentalizzazione della donna, il fatto che internet è molto più veloce come mezzo, da parte delle famiglie non c'è consapevolezza del mezzo. Brutto da dire, ma internet andrebbe normato, perché non tutti sanno tutelarsi, anche se alcune cose dovrebbero essere tutelate come Facebook e YouTube, se non rispettasse le regole che a volte sono fatte un po' a cazzo di cane. Non avrebbero ragazzini sotto i 13 anni che usano Instagram, Più eccetera. che altro queste regole non vengono dette esplicitamente. Diciamo che Perché non appena esiste, arriva mentre invece un altro utente dice Mantia e dice non su esiste proprio questa tutela perché è impossibile controllare un fenomeno come internet. E infatti dovrebbe nascere appunto da una cultura della regolazione, capito? sì, guarda, pure qua il problema sta nel fatto che è bellissimo avere questa autogestione e questa indipendenza che abbiamo sognato per anni, perché voglio dire. Ricordo che fino a neanche 80 anni fa stavamo sotto dittatura, quindi voglio dire, a parte quello, siamo finalmente giunti a quello al quale si ambiva. Ovviamente Abbiamo ancora gli strascichi però della repressione. Ma sì, diciamo che più che altro è che ogni tipo di governo, chiamiamolo così, che definiamo così in maniera generica, funziona in modo positivo e le tue cose funzionano in maniera positiva e le cose funzionano in maniera negativa. Ora abbiamo questa autogestione. Sì, ci sono delle regole tipo minorenne in teoria non può stare su Instagram al di sotto, però lo fanno uguale, ok? E il problema sta semplicemente nel cercare di sviluppare questo senso civico di dovere e di consapevolezza che ti porti in qualche modo ad usare propriamente certi strumenti che un tempo la gente si poteva solo sognare. Capito? Quindi io in realtà non sarei d'accordo nel mettere regole ferree, limitare e dare, ok, e dare tutto questo. Però vorrei semplicemente che si riuscisse in qualche modo a sviluppare più senso civico, ma limitarlo con delle leggi più ferree sul web in realtà sarebbe soltanto un modo per appunto limitarlo, ma non cambierebbe le cose, perché comunque i modi De fa come cazzo ti pare, li trovi lo stesso, Come ok? no? Quindi fine. Apri, ci dovrebbe essere come posso dire, un'educazione, non una regolamentarizzazione. Sì, ma poi Esatto. è normale, il web è lo specchio del Perché mondo, il web è altrimenti. incensurabile, quindi fondamentalmente se tu Ma è quello, quindi.
quindi la censura non è più utile. Cioè, se è mai stata utile, adesso non l'è più, perché chiaramente tu scrivi su Google quello che ti pare e trovi quello che ti pare più o meno. Certo. Poi ovviamente ci stanno i siti privati che hanno dovuto le regole, nel senso che YouTube diceva no, non mettete porno, esempio, non mettete video di un certo tipo, cazzi vari, la gente lo continua a fare, ok, allora penalizzo tutti e quindi metto delle regole un botto ferre e rischio anche di far demonetizzare o di eliminare video a gente che invece si portava bene già da prima. Quindi capito, il problema è questo, il problema è che per colpa della gente bisogna sempre arrivare ad attuare metodologie operative Estreme. estreme, drastiche Come con possiamo Paul. fare lo stesso esempio, esatto, possiamo fare lo stesso esempio col coronavirus, che adesso ci sono migliaia di italiani che escono e appunto adesso hanno dovuto instaurare la regola della multa dai 400 ai 3.000 euro, perché se no non appunto continuava ad uscire. Speriamo che non diventano ancora più ferre No, esatto, i ma è vecchi, quello, scusate. cioè, raga, è quello. Io non esco da un mese, cioè, io sto impazzì, però io mi affaccio alla finestra e vedo la gente che continua a uscire in continuazione e mi rode il culo perché, non perché io sia meglio degli altri, ma semplicemente perché per colpa di questa gente probabilmente, cioè, Il le cose si processo sono... comunque dell'abbattimento di questo virus poi comunque andrà molto più lentamente se queste persone continuano Sì, anche perché a a meno che non tiriamo divendolarle. fuori il vaccino, insomma, non è che possiamo fare chissà che altro. No, no, esatto. Poi, Oppure, a vedi, meno che poi... non facciamo come in Cina, che se esci ti sparano, ma non mi sembra una cosa regolare. Poi Sì, comunque in ma... No, Italia non siamo in una dittatura come in Nord Corea o in Cina. no, certo, però... Sai, ma... Propongono, il pubblico propone, più che normare internet, si potrebbe normare il telefono stesso, cioè dare, che ne so, telefoni Android con dei filtri e dei blocchi per da dare appunto ai ragazzi. Sì, vabbè, ma comunque Però prima o poi si sia... troverà una scappatoia, cioè nel Sì, senso come con tramite, il che ne so, magari jailbreak, figuriamoci. fai il root al telefono e togli tutte queste cose. No, vabbè, ma sai, qualunque cosa, cioè, ma Non funziona. tutto il web, la Fatta tecnologia, la tutto... regola, fatta l'eccezione, punto. Sì, li trovi i modi, capito? Come la Poi pirateria, diciamo... no? La pirateria anni fa, adesso la abbattiamo, non è mai stata abbattuta la pirateria, ancora va avanti No, oggi. vabbè, ma voglia quello, ma poi Il sai, frutto guarda. proibito, capito? A noi ci piace il frutto proibito. Se qualcuno Sì. ci dice questo è il frutto proibito, adesso io voglio sapere che sapore ha. Subito, sicuro. Anzi, è il primo che vado ad assaggiare, capito? Esatto, bravo, è un po' questo. Poi La buona educazione. tornando al volo sul discorso, quello che stiamo facendo appunto sulle limitazioni, l'influenzare negativamente la gente, eccetera. Questo appunto ricade anche nella musica, nel senso che, esempio, che ne so, tiro fuori un gruppo di metal estremo che si chiamano Cannibal Corpse, non so se li Sì, conosci. sì, sì. Ok, i Cannibal Corpse parlano di violenze, anche sessuali, cose atroci, raccontano di mutilazioni, eccetera, ok? È divertente, è gore. Ed è un'idea artistica estrema che in qualche modo può essere anche vista come un certo tipo di critica, satira, volendo. Però la colpa non è dell'artista che magari si è espresso ed è obiettivamente sta esagerando apposta, ok? La colpa magari perché c'è gente che poi prende sul serio queste cose, ok? La colpa è di chi non riesce a distinguere la realtà dalla finzione. Che fai? Devi fare... L'artista da distinguere l'artista dalla musica. Questa Esatto, ma la molte nazioni hanno bannato la musica dei Cannibal Corpse, ok? Per esempio, se non sbaglio, non mi ricordo bene, ma mi sa, in Russia non possono venire a suonare. Sicuramente in Russia, perché lì hanno bannato un sacco di roba. Ok, Penso che ma perché? Perché la colpa è la gente debole, purtroppo, magari che non ha un certo tipo di cultura e non è cresciuta in certo modo, che non è stata abbastanza curiosa nella vita. Da informarsi e da studiarsi varie correnti artistiche, eccetera. La colpa è di questa gente che si fa influenzare negativamente dai testi o magari dall'immaginario che certi gruppi musicali propongono, Cioè, alla capito? fine, se vedi i membri, no, appunto, dei Cannibal Corpse, sono dei cazzoni. A parte il chitarrista che ha A fatto un po' parte una il cosa chitarrista che grande, conferma fatto la grande. regola, ha dato fuoco a casa sua e ha tentato di ammazzare la gente, aveva tutte armi illegali Cioè, aveva dentro tipo casa. 30 bambini dentro casa, però Però vabbè. questa è un'altra storia e quindi niente, tutto a sfavore, tutto a sfavore. Però vabbè, a parte quello, no? Ci sono tanti gruppi, tanti artisti di qualunque genere che propongono un certo tipo di immaginario artistico,
Tanto cinema, ok? Un conto ti vedi Salò di Pasolini capendone la critica sociale, un conto te lo vedi e ne apprendi che devi scoparti e uccidere le persone, ok? Cioè, mo non posso andare oltre perché su Twitch non si può parlare troppo, però ho capito, è questa la cosa, se tu hai un minimo di senso critico, riesci a distinguere certe cose. A me attrae il gore, attrae l'horror, attraggono certe cose drastiche e terribili nella finzione, non mi attraggono nella realtà, ok? Cioè, siamo anche molto più smaliziati sull'horror, che poi figuriamoci, ormai a mio avviso non vedo un horror come si deve da un bel po' di tempo. Un po' c'è stato vicino Hit perché c'è una regia incalzante, ecco. Sì, però vabbè, Hit non è... ormai tutto sdoganato. Penso sia propriamente difficile. Horror. Però. Sì, entrambi i capitoli nuovi sono stati visti molto male dalla critica, però allora io ne ho apprezzato appunto la regia e certi effetti speciali. Più thriller che horror. Ma non lo so, è semplicemente... lo vedo più un horror per teenager, capito? Non lo so, è una cosa strana, è diverso. Però sì, comunque un po' d'atmosfera horror ovviamente la ricrea, questo è ovvio. Sì, ormai è tutto talmente sdoganato, internet ci ha dato la possibilità fondamentalmente di sapere e vedere più o meno tutto quello che vogliamo, che adesso siamo un po' così alla deriva, anche per quello che si può vedere, forse per questo proprio che abbiamo bisogno, tra virgolette bisogno un cazzo, però dico che adesso il panorama di intrattenimento è ostentiamo e basi, cioè cos'altro possiamo fare se non ostentare? Questa è la domanda a cui dovremmo provare a rispondere con un po' di raziocino, cioè... come evitare che l'unica cosa che ci sia da trasmettere sia l'ostentazione? Questo è il punto, perché è una bella, per quanto, bella... quando prima stavamo pure con Davide Morabito, prima abbiamo parlato fondamentalmente della pigrizia di molti artisti, cioè nel senso per fare questo passo, per dire proporre qualcos'altro che non sia l'ostentazione e basta, c'è bisogno di un grande sforzo di natura volontaria, ok? Guarda, cioè... io penso che... Scusa, ti interrompo un attimo. No, continua, dimmi. Io penso che comunque adesso che possiamo comunicare molto più facilmente con i nostri seguaci, adesso parlo in generale, con i nostri seguaci, io da parte di questi artisti comunque vorrei vedere appunto un po' di istruzione, no? Nei seguiti, nel senso, guarda, dovete fare questo, non dovete fare quello, però... essendo che appunto questi artisti ostentano e poi sono tutti personaggi, perché alla fine la maggior parte dei trapper in Italia, in America, non sono proprio così, va a finire appunto che i seguaci emulano quello che fanno, e secondo me è una cosa sbagliata. Secondo me non solo, vabbè, va diciamo presa la parte del personaggio, però va anche presa una parte dove dici guardate, fate questo, non fate quello. Secondo me sarebbe bello vedere un artista che comunque istruisce appunto i seguiti per dirgli il giusto e il sbagliato. Sì, esatto, era quello che dicevo prima, cioè nel senso ci deve essere una responsabilità nel momento in cui c'hai lo swipe up, praticamente tu c'hai una responsabilità, perché la gente può accedere facilmente, più facilmente rispetto agli altri, ai tuoi contenuti. Infatti è il motivo per cui, ad esempio, prendendo il caso tipo di Facebook con Casa Pound, il motivo per cui fondamentalmente Casa Pound ha riavuto il suo contatto Facebook bannati. È perché fondamentalmente nel momento in cui tu sei Facebook, anche se tu sei privato, ma tu detieni un'enorme fetta di quella che è la piazza del dibattito pubblico, tu non puoi censurare le persone perché diventi un ente censurante. Sì, è vero. Capito? Quindi, cioè, nel senso, ormai già ci stiamo spostando verso la direzione del... Se io del pubblico ho una responsabilità, purtroppo il fatto non è propriamente normata, perché chiaramente, senso, siccome è tutto in broadcast, è tutto in modo internazionale, cioè non esiste ancora tipo il New World Order che ti prende da riate e manda la polizia a casa e fa che stronzata. Chiaramente questo è il territorio di nessuno e tra virgolette quindi anche di tutti. Quindi ci dovrebbe essere la nascita della responsabilità personale o la distruzione completa di qualsiasi regola, capito? Sì. Cioè, è un po' un braccio di ferro tra il cosiddetto bene e il male. Quindi sta un po' a noi, quando abbiamo di fronte alla libertà, no? Cioè prima magari quando era tutto dipende dall'insegnante, tutto dipende dal gerarca, no?
era, tra virgolette, più semplice gestire questa cosa, perché tu chiaramente fai quello che ti viene detto. Però nel momento, certo, in cui adesso hai la libertà a portata di mano, cioè, anzi, non è che a portata di mano, è letteralmente il culto della libertà, tu puoi fare quello che vuoi. A un certo punto dici, cazzo, no, ho bisogno di un influencer per sapere quello che devo fare, non è che non so decidere per me stesso. Ed è difficile poi soprattutto insegnare le persone a decidere per loro stessi, perché nel momento in cui tu insegni già potresti creare quel rapporto di dipendenza con le persone, e tu devi, è difficile impedire questo meccanismo. Guarda, ma sai, il problema di base è che la gente non è curiosa, fine, è questo, fine. Cioè, forse questa è una risposta. Guarda, ci scrivono qua in chat, Red Hyper Giant dice: da una parte mi verrebbe da dire che gli artisti non hanno una vera e propria responsabilità nell'istruire i propri seguaci, ma dall'altra parte credo che sia un dovere morale implicito quello di far passare determinati messaggi che uno, se vuole, può seguire. Allora, il punto è la cosiddetta legge morale dentro di me, ok? Il punto è la libertà è una cosa molto importante, forse una delle cose più importanti che abbiamo, forse è la cosa più importante che abbiamo, cioè tu sei libero anche di fare stronzate, cioè nel senso, io so benissimo che fare una determinata cosa è sbagliata, però io sono libero di fare le puttanate, ok? E questo è il punto. Un altro utente scrive: addirittura nelle mie compagnie, delle mie compagne, scusatemi, mi hanno detto che perché non seguo questo genere di cose, scusatemi perché è scritto un po' così. Il ragazzo, ah no, scusate, qui c'è pure un nome, andato a trovarlo lo stesso nonostante ora ci sia la quarantena. Le ragazzine che li seguono potrebbero, ah, ho capito cosa dice. Fondamentalmente un ragazzo dice: se un influencer va a trovare la fidanzata adesso non si può fare, chiaramente questo è un pessimo esempio e questa cosa questo concordo, se vuoi farlo fallo, ma tienilo per te, non condividere, no? Ok, questa giustamente per... però si vede se non sei più a casa tua, capito? E lo stanno facendo molte persone, questa cosa è sbagliata ed è da condannare a mio avviso. Sì, guarda, io credo che ovviamente, vabbè, questo è un campo vastissimo, si tenta di trovare la risposta definitiva da anni, e secondo me la risposta definitiva non c'è, ok? Va a seconda della persona che usufruisce e decide di usufruire di un certo prodotto proposto da un influencer, un artista, e quello che è. Io ripeto, come stavo accennando prima, il problema principale è la mancanza di curiosità, nel senso che da una cosa che magari apparentemente sembra futile per questo discorso, però magari che tante nuove generazioni, ma anche la mia e tante generazioni prima della mia, ok, non riescono a sviluppare questo senso critico, e anche non riescono ad avere, a sentire questa curiosità di informarsi di più. C'è anche una bassissima soglia dell'attenzione, che esatto. Mancanza di voglia può essere anche, esatto, tanto che a volte a me nella vita è capitato spesso di rimanere basito di fronte all'assenza di curiosità di certi miei coetanei, che reputavo invece curiosi tanto quanto me, ma non perché io mi reputassi superiore, semplicemente perché io mi reputavo curioso come nella norma, ok? Ora, non è che essere, cioè, Non mi sto esaltando o vantando, assolutamente, non c'entra questo. Era soltanto un esempio, no? Dicevo che io vedo magari molti giovani da adesso non sanno assolutamente niente, molti, ma come è successo prima, e con miei coetanei. Il pubblico sottolinea che chiaramente la curiosità è estremamente soggettiva, quindi magari probabilmente, ripeto, ci potrebbero essere delle divergenze di interessi. Sì, però ci dovrebbe essere una curiosità generale di tutti, e questo secondo me determina anche l'intelligenza e la consapevolezza di una persona. Tu, è drastica, come sottolinea il pubblico, stai parlando di apatia dell'animo. Sì, esatto, è quello, nel senso, mi chiedo come fare, anche informati su quello che succede nel mondo, un minimo. Io non so, a me non me ne frega un cazzo di sapere della politica, delle cose, però un minimo... C'è anche gente che, no, ti dico, ti interrompo un attimo, scusami, c'è anche gente che proprio non vuole informarsi,
Sì, sì. Perché magari sono persone che sono molto ansiose, appunto, aprendo adesso un... Hai ragione, infatti volevo condividere con voi una cosa che ho letto di recente. Cioè, fondamentalmente c'è stato un tipo di distorsione cognitiva, che è questa. Praticamente tu sei una persona che magari non ha avuto chissà che grande istruzione, oppure non ha mai chissà, avuto chissà che voce in capitolo in generale nelle cose, che può essere nella vita privata o proprio nella tua capacità di esprimere delle idee al pubblico o altre persone. Automaticamente il momento in cui uno ti fornisce tipo delle informazioni che possono essere anche sbagliate, tipo complottiste, populiste, specialmente populiste, tu che fai? Praticamente quella persona ti sta dando la possibilità, tra virgolette, di parlare, ok? A sproposito, però ti sta dando la possibilità di parlare. E purtroppo per trovare consensi molto spesso i populisti chiaramente fanno leva su questo sentimento di rivalsa senza né arte né parte. E qui si genera appunto questo tipo di distorsione, che io parlo, tanto non so un cazzo di quello che sto parlando, non so neanche argomentare quello che sto dicendo, ma parlo. Il problema è che altre persone... Però io cerco di comunicarti qualcosa. Altre persone come queste vengono influenzate a dire ulteriori stronzate. E qui automaticamente creiamo l'effetto... Una catena. Una catena di populismo, a mio avviso, spaventosa. Sì. Anche perché comunque ricordiamoci che la democrazia funziona sulla maggioranza. Non sulla maggioranza qualitativa, ma sulla maggioranza punto. Ok? Quindi... Sì. A mio avviso il populismo è letteralmente un nemico della burocrazia. Sì, della burocrazia, ma scusate, sono le due ore di live. No, il populismo è un nemico della democrazia, perché sfrutta una falla del sistema, perché è di natura numerico il punto. Cioè, sì. Chiaramente, essendo pur sempre qualsiasi artificio di natura razionale, si basa su una struttura numerica, ok? Se noi partiamo da individui che sono tutti uguali, però se tu utilizzi questa tua conoscenza di natura numerica per creare fondamentalmente una condizione antidemocratica, sei un criminale, ok? Non è che sei una persona di merda, sei un criminale, e da tale dovresti essere trattato. Chi fa leva sul populismo? E attenzione, il punto è, non puoi fare il processo alle intenzioni, è vero, però tu ti devi prendere la responsabilità di quello che effettivamente è il contenuto che per catena è partito da te. Che è per catena di eventi, tipo effetto domino, ha portato a una grande disinformazione. A mio avviso ci dovrebbe essere appunto un ente che si mette a risolvere la catena a posteriori, quindi a vedere dove si sta la disinformazione, a vedere da dove cazzo si è venuto indietro, e effettivamente dare le responsabilità a chi ha diffuso populismo e disinformazione. Come lo scandalo questo... che si è creato giorni fa con Conte, Salvini e la Meloni. Esattamente. Cioè, veramente, io ho capito che il flame fa notizia, però il flame non può stare al vertice di uno Stato nel momento in cui, cazzo, siamo in un'emergenza di questa portata. Cioè, è proprio... Poi io non mi rendo conto come non ci si renda proprio... Sì, non ci si renda conto di quanto cazzo sia grave una cosa del genere, il vedere che ci abiti pure tu in questo cazzo di Stato. Nel momento in cui tu mini avverente alla tranquillità proprio del dialogo, alla capacità di avere un dialogo basato su fonti, ok? Cioè, io parlo perché ci sono questi fatti, okay? Queste regole, queste cose importanti. Nel momento in cui tu bypassi questa struttura, tu fai un danno enorme. Ma perché? Sì. Cioè, veramente, quale cazzo è il vantaggio? Appunto, dici, magari sei talmente stupido che non ti rendi conto che questo meccanismo un giorno ti andrà a mettere in culo anche a te. Io, questa è l'unica cosa che mi viene in mente. Cioè, devi essere talmente idiota da non renderti conto che un'assenza di democrazia al principio delle tue azioni ti porterà prima o poi a subire delle conseguenze, tu in prima persona. Ma come, io dico, ma com'è possibile che persone che non hanno questo senso civico siano là a parlare? Ma porca puttana! E danno anche del potere. Gli danno anche del potere decisionale, cioè, madonna santa! Sì, diciamo, qua ci sarebbe... scusa, che praticamente ho i piedi appoggiati su dei pesi ma che non ho mai usato. Boh, mi diverte, rotolano. Ok. E quindi mi dicono che sto svisionando malissimo. No, vabbè, questo è un discorso troppo ampio, nel senso, io condivido quello che dici e qua toccherebbe fare una live a parte, nel senso che purtroppo... Manca, giustamente, come hai detto tu, la voglia di informarsi, lo dicono anche quelli. Esatto, è un po'... È la voglia. Ma è quello, ma anche,
Ma perché perché le etichette, diciamo le major continuano a puntare principalmente? Ultimamente ci sta qualche variante, c'è sempre stata, però perché le major, e parlo di tutte le major estere e non, continuano a puntare su prodotti riciclati, triti e ritriti, che continuano a sentirsi perché da una moda facile da mantenere. Perché sanno benissimo che sì, vanno. Sì, ma perché lo fanno? Lo fanno primo, come dice Pela, perché sanno benissimo che quelle cose vanno e che la gente non vuole informarsi, e la gente preferisce sentire magari quei due o tre accordi buttati là che si sentono da anni. Le four chord songs. Ok, esatto. Che poi fare canzoni da quattro accordi anche con i soliti non è una cosa sbagliata, lo fanno tanti artisti, il problema è farlo in maniera personale. Che tu mi propini il solito artista reggaeton ogni estate che lo fa nello stesso modo di quello dell'anno precedente, peggio magari, è solo controproducente. E prima o poi... È morto... Che è successo? Ho sentito la tosse e poi il silenzio. No, era una battuta, ho fatto lo battito di tosse e poi ho detto Ozuna, che è uno di quelli che ha citato Daniele, sì. Per fare un esempio. Sì, mm-hmm. sì, ma sai, è quello... Perché non lo puoi proporre in maniera più originale? C'è chi lo fa... Ma se non c'è l'originalità non te la puoi inventare, capito? Sì, ma... C'è chi ha... Che ne so, ma anche... Guarda, posso darti un esempio stupido che per fortuna è andato molto bene nel mainstream. Billie Eilish, ok? Mm-hmm. Propone pop in un certo modo, anche sentito e risentito, però ci ha messo quella sua particolarità, ok? Nel suo sound, quel minimalismo... È stata molto più personale rispetto ad altri artisti che sono esplosi. E per fortuna, meno male che è esplosa una del genere, perché sennò ci beccavamo la sesta Katy Perry, capito? È quello che... Basta! Quindi... Poi avete notato che hanno tutte lo stesso timbro di voce? spesso è così, frate, ma perché... È una questione, a un certo punto, anche di nel senso, cresci ascoltando sempre la stessa roba, una certa canterai sempre in quel modo, nel senso è anche lì è un continuo di non volersi informare, quindi non è sbagliato sentire pop o sentire reggaeton o sentire... Come hanno scritto in chat, non informarsi è molto più semplice. Esatto. Costa meno fatica. Ti risparmi la fatica, esatto. Esatto. Questa è la cosa. Esatto. E la label che continua a produrre sta roba, lo sa... L'etichetta discografica. L'etichetta discografica continua a produrre sta roba, lo sa che è più facile. La label, poi... scusami, non ho capito bene. No, vabbè, sì, diciamo, la cosa è che grazie al web ora c'è molta più possibilità di fare il cazzo che vuoi e di sperare di essere ascoltato, ok? Mm-hmm. Ma comunque sì, anche l'artista in una maniera assurda, cioè ormai ma anche l'artista indipendente che fa roba visionaria e sperimentale verrà in ogni caso seguito meno dell'artista indipendente fa roba pop come tutti, ok? Ci stanno, poi c'è stato qualche caso in più, il caso di Billie Eilish, che è pop diverso e per fortuna è andata bene, ma è andata bene perché comunque certe cose sono le solite e perché comunque lei è considerata bella e un'esplosione paurosa a Billie Eilish, meno male aspettato un'esplosione del genere, ma infatti sì, sono contento, meno male, perché nonostante l'essere catchy e pop e tutto quello che vuoi è fatto bene, ha creato anche il suo immaginario, diciamo, capito? Poi c'è chi si distanzia dal pop e chi fa roba mega sperimentale così visionaria e molti non hanno la curiosità di cercare proprio se esista questa roba o meno, capito? Per molti la musica è quello che va in radio, è quello che gira così, è un discorso banale, ripeto, da fare, però ci si torna sempre perché è colpa della gente, non è colpa degli artisti, ok? Poi ci sono appunto persone che si stufano di sentire quei due o tre generi e dice cazzo, io voglio sentire roba nuova e da lì nasce la curiosità che dici tu, Daniele. Sì, esatto, ma quanti ce l'hanno quella? Quanti la sviluppano quella curiosità e quanti in realtà credono di essere? È un esercizio di volontà comunque in ogni caso. Dipende, tipo io mi definisco, diciamo, mediamente curioso, non è che tutti i giorni dico cazzo voglio sentire roba nuova. Io trovo trovo un nuovo genere / artista, me lo sento. Poi, se mi stufa, dico, ok, voglio trovare roba nuova. Magari tu, Daniele, hai questa cosa, però molto più, come posso dire, non dico eccessiva, comunque tu... Vabbè, però guarda, entrambi lo siamo, nel senso che... Sì. Per fortuna, meno male. Poi per esempio, io... È anche buono perché troviamo anche, appunto, artisti di magari... di parlarne in video, capito? Di parlarne nei video, perché alla fine il nostro canale è incentrato anche su quello. Quella, nel senso, magari in un video che parla di musica mainstream, però cerco sempre di buttarci quella citazione a quell'artista nuovo, capito? O nelle storie, così, ma perché magari spero di trasmettere la stessa curiosità. Ma ripeto, come magari
noi abbiamo enorme curiosità nei confronti dell'arte, quindi principalmente musica, cinema, ma anche altro. Però io, ad esempio, non sono curioso minimamente nei confronti della politica. Mi informo per sapere cosa sta succedendo, ma non vado a studiare in dettaglio. Nella politica c'è anche un'enorme sfiducia, perché giustamente se vedi sta gente che va là... Sì, vabbè, è un po' ma è come è la stessa cosa di chi dice la musica italiana mi fa schifo perché accende la TV e vede magari Fred De Palma che fa reggaeton, ok? Però non sa che la musica italiana non è quella e dovrebbe diventare più curioso al fine di scoprire che ci stanno migliaia, non centinaia, ma migliaia di artisti italiani. È come il ghiacciaio, no? Che è come il ghiacciaio, sì. Che appunto si vede la parte sopra, ma la parte Iceberg. Sotto è totalmente esatto. Non so perché l'ho chiamato ghiacciaio, dicevo, la parte sotto viene totalmente ignorata. Esatto, è quello. E in più io sono consapevole che la politica è uguale, nel senso dovrei informarmi di più di certe dinamiche, certe cose, però non me ne frega un cazzo. E magari il giorno in cui diventerò più curioso nei riguardi della politica saprò di essere cresciuto. O forse non avverrà mai quel giorno, capito? Ognuno ha la sua curiosità. Poi, per carità, essere meno curiosi nei confronti dell'arte è un cioè è sbagliato, secondo me, perché comunque l'arte nobilita l'uomo. Però okay? Secondo te, perché alla fine per me... Se uno non è curioso, ad esempio, quanto me, alla fine pazienza, cioè no, esatto. Ognuno è fatto a modo suo. Quello che dicevo, secondo me è sbagliato perché l'arte ti migliora in ogni modo, ok? Sì. L'arte ti migliora, ti rende una persona pure più intelligente e più curiosa, e la curiosità si continua ad andare avanti. Però, appunto, dico, se non sei curioso nei riguardi della musica, del cinema, dell'arte... Anche sei curioso in generale... Però dicevo, se non sei curioso dal punto di vista di certe arti, vabbè, che te devo dire, l'arte comunque è facoltativa, ma almeno sii curioso nei riguardi del mondo, di cosa succede, di che guarda cazzo quello che stai dicendo è una cosa molto molto molto, oltre che essere molto bella, molto condivisa da altri grandi autori, come ad esempio prendiamo Anthony Burgess, lo scrittore di Arancia Meccanica. Sì. Lui aveva appunto aveva fatto questo saggio, si chiamava Cos'è l'arte, se non mi sbaglio? What is art? Ok. E lui parlava fondamentalmente della curiosità come il lavoro dell'uomo. Cioè, nel senso, il lavoro dell'uomo è quello di essere curioso. Cioè, nel momento in cui tu vieni meno alla curiosità, vieni meno proprio all'essere umano, capito? Quindi... Cioè, sono persone che vivono come subumani, ovvero persone senza necessità alcuna di voler crescere. Infatti io penso anche che un po' di cultura faccia bene, più che altro anche se magari hai una conversazione con qualcuno, hai qualcosa con cui parlare, capito? Attraverso sì. La cultura. Poi guarda, c'è curiosità e curiosità, non devi essere curioso, nel senso... Certo, assolutamente. Io so, tipo, la mia ragazza, prendiamo un esempio... È molto curiosa nei riguardi della musica goth, ok? Quindi gothic rock, gothic metal, anni 90 principalmente, cazzi vari, però non gliene frega un cazzo di cinema e si vede Barbara D'Urso perché è trash e gli fa ridere il trash. Io dico, però vedite qualche film, ogni tanto faccio qualche film, però... Come me con i cinepanettoni. Esatto, sì, vabbè. Ma è come me, il cinepanettone, culto del trash, io li vedo perché sono brutti, è per quello che... Sì, ma quello è il gusto dell'orrido, capito? Esatto. Il cinepanettoni, però i primi, tipo, non i primi proprio, sono stati quelli proprio che sono stati la vetta altissima, tipo Natale sul Nilo, Natale in India. Sì, sì. Che mi ha preso con la mente consapevole, che con la mente consapevole tu te le vai a rivedere e ti rendi conto che loro sono stati, come posso dire, consapevolmente ignoranti. Cioè, ad esempio, tu prendi, che ne so, Natale in India, a mio avviso, è di un'ignoranza proprio... esplosiva, perché se tu credo conosci un minimo, che ne so, la cultura indiana, cose del genere, ma proprio un minimo, ok? Sì, sì. Loro sono andati veramente a cagare sopra delle cose, ma con una precisione proprio da cecchino, cazzo, ma un'ignoranza proprio. Vabbè, alla fine vanno visti con il cervello spento, ragazzi. Non è questo che è vero, analizzati. Nel senso, vabbè, è culto del trash, ragazzi. Comunque trash, cioè. Il trash è bello anche per questo, perché è terribile, cioè tu lo vedi e ti diverti per quello. Io ti vedo e pago, la prossima volta esce un cinepanettone pagherò e lo andrò a vedere e supporterò la merda, non è vero, non lo farò, però comunque io ringrazio ci siano, ogni tanto me li vedo e stacco, li vedo e studi, e soprattutto studi come non va fatto un film, altra cosa importante, se ti interessa il cinema. Quindi, vabbè, digressioni.
No, va bene, certo. Infatti qua scrivono, la società poi non aiuta, durante la quarantena la gente ha il tempo di fare cose che normalmente purtroppo è raro trovare, però comunque non le fa, ok? E poi invece Vabbè. scrivono, non tutti hanno il tempo di informarsi, per questo la scuola in questo caso assume un ruolo importante. Formarsi bene da giovani sta alla base. E quel punto è che chiaramente tu, quando sei giovane, hai le energie, ma non hai la motivazione. Perché la Vero, motivazione ti può vero. venire con l'esperienza. Ed è questo quello che dicevo, la responsabilità dell'istituzione. Il motivo per cui non si ha fiducia nell'istituzione è perché chiaramente non instilla alcuna motivazione all'interno delle persone. Per esempio, tu mi dici, io non ho grande interesse, non ho grande interesse nella politica. Però non è neanche colpa tua, perché onestamente, se tu vedi che dalla politica vengono solo porcherie, porcate, dalle quali tu magari vorresti prendere le distanze, non sei Ti passa la portato ad voglia, ti passa la avvicinarti. voglia alla fine Non sei portato di ad avere avvicinarti, cioè. Comunque, se tu hai, comunque, come posso dire, è insito nella natura, non dell'uomo, ma della vita proprio quello di avere la possibilità di ergersi piano piano, di sollevarsi. Però se tu vedi fondamentalmente che letteralmente la politica è un covo di porcherie, ok? Tu dici, cazzo, io sento il bisogno di levarmi, però quella roba non mi dà l'occasione, non me lo permette. Allora io prendo le distanze. Mi scrivono qua, da 17 anni mi rendo conto solo dall'anno scorso quanto sia importante la scuola, e c'è chi non se ne rende conto mai. Questo è vero, perché per quanto sia fatta de merda la scuola italiana, comunque è un luogo in cui veramente puoi permetterti di sperimentare il dialogo, proprio la curiosità. Poi, purtroppo, essendo fatta molto male, è un po' troppo sulle spalle degli studenti, e questo è Sì, vabbè, purtroppo però una sai, qua ti dico cagata. una cosa, che vabbè, mi sono fatto 5 anni di classico, due all'Orazio, non so se lo conosci, Sì. okay. Altri tre ad un privato che comunque era duro a modo suo, però Qual è? Se l'ultimo lo vuoi è dire. D'Annunzio, Ah, D'Annunzio. D'Annunzio, come no? Sì, vabbè, perché era classico, poi qualunque altro indirizzo probabilmente era molto... E poi vabbè, l'ultimo anno io ci ho avuto problemi e non ho fatto la maturità e l'ho presa 2 anni dopo a un altro indirizzo al socio sanitario, ok? Questo era un attimo per dirti una veloce storia quando stavo al classico odiavo il latino e il greco, ok? Insieme a tanti altri compagni. Che succede? Chi è che non lo odia il latino? No, esatto, poi fa ride perché lo odi, ma te lo sei scelto te, quindi è anche controproducente, però Non tutti però si scelgono il liceo, però continua. no, vabbè, è vero, anni dopo la fine della scuola, io mi trovo a volte a studiare greco, non la lingua in sé, il greco antico che non mi va, però a studiare la mitologia. Io ho libri così di mitologia greca che ai tempi non mi inculavo e studiavo poco perché mi dava fastidio Guarda, ascoltare. parlando di questo, io di recente mi sono preso questo qua. Aspetta, non so, allora, c'è scritto gli dèi e gli eroi della Grecia, ok? Questo qua. Ok. Allora, questo qua perché l'ho preso? Praticamente questo libro qui è una raccolta fondamentalmente dei miti greci messi posti, diciamo, in ordine, non dico cronologico perché è impossibile avere un ordine cronologico, però diciamo che da quello che secondo i miti greci è la creazione fino alla Sì. fine, ok? Allora, praticamente mi rendo conto che leggere questa roba qui, perché tu hai una testimonianza molto antica di come erano le persone prima. E come fai a Sì. capire come erano le persone prima? A partire da quelli che sono i cosiddetti archetipi, cioè nel senso, quali erano quelle idee base nell'immaginario collettivo comune delle persone? E ti rendi conto di quante cose siano spiccicate, ma proprio uguali a quelle di adesso. Quindi, se nel momento in cui tu riesci a fare quello sforzo di tradurre quello che sei tu adesso con quello che erano le altre persone adesso, tu puoi fondamentalmente tipo scavalcarli, salirci sopra e guardare più lontano, capito? Questa è una cosa molto molto utile, mi sono reso conto tipo qui, tipo tutti i comportamenti tipo delle divinità, come reagiscono in modo molto emotivo delle divinità. Qua mi sono scritto ad esempio una cosa, tipo Dio è morto con la presenza del mito nella vita dell'uomo contemporaneo. Questo è un appunto che mi sono scritto qua sopra. Questo cosa vuol dire? Qui si parla di un modello di nichilismo da parte di Nietzsche, quindi stiamo parlando di a cavallo tra l'800 e il 900, ok?
Questo cosa vuol dire Dio è morto? Non è che il Dio è morto, vuol dire che la presenza, okay, del mito, della divinità è scemata nella nostra vita. Infatti qua ad esempio mi scrivono che ci sono chiaramente dei ragazzini a scuola che, non avendo alcun tipo di interesse, adesso che sono costretti a stare a casa non sanno che cazzo fare. Manca la capacità di introspezione, di stare soli con noi stessi. L'assenza del mito, della religiosità, perché non c'entra la religione qui. Il mito sarebbe la capacità di riconoscersi all'interno degli archetipi esterni, cioè nel senso le persone scrivono cose, fanno cose, ad esempio un video musicale dove si racconta ad esempio una storia, un cortometraggio. Gli artisti utilizzano degli archetipi, cioè ad esempio delle cose che, non so come posso spiegare cos'è un archetipo proprio su due piedi senza andarmi a ripassare un po' di teoria. È fondamentalmente una figura dove all'interno sono posizionate delle determinate caratteristiche che sono più o meno semplici da capire per ogni da ogni persona. Ad esempio, che ne so, l'eroe, ok? Sì, sì. Ecco, tu diciamo che magari una sorta di ruolo, esattamente. Tu non hai bisogno che il tizio ti, che ne so, io mi chiamo Giuseppino e io devo capire come fare il miglior impasto della pizza. Però tu vedi, che ne so, nel mito, vedi il tizio che aveva una difficoltà analoga e tu fondamentalmente attraverso la traduzione mediante archetipi riesci a trarre degli insegnamenti per cazzi tuoi con il tuo spirito critico. Allora fai un ottimo esercizio della tua volontà, la traduzione, ok, quello che è, che ne so, il latino e il greco, la traduzione ti rende fondamentalmente abile nel riuscire a tradurre delle informazioni che sono codificate nel mito attraverso degli archetipi per trovare della roba che ti serve a te, per cazzi tuoi, per trovare il modo migliore per fare la pizza o quello che ti pare, capito? Purtroppo adesso, siccome siccome qua c'è sfiducia fondamentalmente in questo, nel libro c'è sfiducia, automaticamente cade anche la tua, come posso dire, la fiducia nel sapere che esiste una soluzione, capito? Sì, tu vai a leggere qua e vedi, che ne so, il dio del tuono, Zeus, che fa stronzate peggio del tuo vicino rincoglionito, ti rendi conto fondamentalmente che tu non sai quanto l'idiozia di tantissime scelte dell'uomo sia un problema che esiste da tantissimo tempo e che ti basterebbe semplicemente di fare quello sforzo di volontà per renderti conto che delle soluzioni sono state trovate, dei problemi che sono vecchi come l'uomo, ok? Sono stati ampiamente trattati. Ma poi molti non si applicano per trovare questa soluzione. Allora, poi scrivono, ad esempio, io ho sempre copiato le traduzioni. Allora, ci sta a copiare, ok? Il punto non è tanto essere bravo nella traduzione, ok? Il punto è sapersi, come posso dire, tu, che ne so, hai la traduzione. Molto spesso quelle che girano su internet le traduzioni facevano pure cagare, erano da sei per culo. Il fatto Cazzo. È avere una traccia di quello che è il significato letterale e rendersi conto di qual è il ponte che unisce la vecchia lingua alla lingua nuova, il modo di esprimersi. Perché non si tratta solamente di una questione di linguaggio, si tratta poi del modo di pensare. Cioè, c'è un modo diverso di pensare, anche quando tu vuoi parlare inglese, ok? Cioè, tutti dovrebbero sapere più o meno l'inglese perché è la lingua più parlata al mondo. Io penso che nel 2020 dovrebbe essere uno standard. La lingua più diffusa, no? Quella più parlata sono più il cinese, ma comunque. E io vedo veramente roba in Italia, cioè non parlo di miei coetanei in generale, ma c'è roba veramente che livello di inglese... Cioè, io penso adesso, dico la mia... che l'inglese, soprattutto a scuola, debba essere, diciamo, quasi una materia principale, ora come ora. Vabbè, sì, per forza. No, il punto è che per parlare bene un'altra lingua, tu devi saper pensare nell'altra lingua, che è una cosa difficilissima. Cosa però il problema che se lo sai fare, tu fondamentalmente sai fare una cosa molto importante. Tutti quanti, anche se, che ne so, io e voi parliamo la stessa lingua, che è l'italiano, però i nostri pensieri non sono simili, manco per il cazzo sono simili. Tutti quanti abbiamo delle nostre strutture mentali che ci rendono individui unici. Se tu questa cosa non la sai fare con, che ne so, un testo in italiano e un testo in inglese, se tu non sei in grado di creare, di essere il pontefice tra due linguaggi, tu non sarai in grado neanche di essere pontefice tra te e un'altra persona. Sì, quindi le persone non riescono a comunicare. E vi assicuro che adesso che siamo in quarantena, l'unica cosa che abbiamo è la comunicazione. Se tu non sei capace di comunicare con un'altra persona,
il senso di solitudine ti ammazza completamente. Verissimo, verissimo, verissimo. Su questo concordo. Incredibile concetto, cazzo. Il modo veramente per diciamo, essere, come posso dire, protetti da una situazione di isolamento, ragazzi, purtroppo non è che a È saper maggio finisce comunicare. tutto. A maggio cominceremo la fase 2, ok? La fase 2 di chissà quante altre fasi. Speriamo, E se speriamo, tu vuoi speriamo. veramente, diciamo, non sopravvivere, ma vivere in un'epoca del genere, tu devi imparare a comunicare con gli altri. Però è un esercizio della volontà estremamente difficile. Nonostante io comunque, ad esempio, abbia una discreta cultura, per me comunicare è un atto estremamente complicato, perché vuol dire che devi riuscire a trovare una struttura all'interno della tua testa per incapsulare il pensiero dell'altra persona. Devi essere capace di creare un protocollo di comunicazione con un'altra persona. Ed Sì, è una cosa magari difficile. quel messaggio che tu vuoi inviare, appunto, viene recepito in maniera diversa. È Esatto. difficile. Cioè, il tuo desiderio di trascendere, ok? Nel senso, io voglio parlare di una cosa difficile, ok? Perché comunque gli esseri umani non sono superficiali. Per quanto sia più facile esprimere la superficialità, gli esseri umani non sono superficiali. Prima o poi avrai bisogno di esprimerti con qualcuno su cose più profonde, Sì, ok? Se tu certo. non sei in grado di impacchettare per bene il tuo pensiero in un testo, ed è questo il problema, che ad esempio prendiamo l'Italia, che in Italia ci sta quasi il 50% di analfabeti funzionali, ovvero persone che sono incapaci di produrre e capire un testo, ti rendi conto che il 50% delle persone in Italia sono destinate a soffrire di solitudine, ok? Anche se infili in mezzo a una folla, saranno sole, perché non sanno comunicare il loro pensiero. E Molto questo triste come è cosa. non è triste, è terrificante. È Fa terrificante. paura, eh. È terrificante. Io a mio avviso, cioè, mi viene l'ansia solo a pensare che questa cosa sia possibile. E già io mi sento, come posso dire, in pericolo, nonostante comunque ho fatto un certo esercizio di comunicazione. Pensa invece che non lo fa mai. È terribile. È Sì. veramente. No, guarda, sì, infatti mi è capitato a volte di sentire questa barriera tra me e magari un'altra persona, non riuscire ad esternare appieno l'empatia necessaria per comunicare e trasmettere quello che volevo trasmettere, ed è stato terribile. Infatti cerco di allenarmi il più possibile, sempre. Guarda, riguardo all'empatia nella comunicazione, ti dico, premesso che noi abbiamo un sistema nel nostro cervello che non ha a che fare con l'empatia vera e propria, ma con l'emulazione, no? Parlavamo prima di meme ed emulazione, che sono i neuroni a specchio, che sono in una parte del cervello, nel sistema limbico, che si chiama, insula, ok? Cioè, fondamentalmente, tu quando guardi le cose, ok? Tu c'hai gli occhi, guarda, ve lo faccio vedere con la mia testa, c'hai gli occhi. Qui ci sta l'insula e qui ci sta la corteccia che ti permette di vedere, ok? Mentre la luce prima passa nel chiasma, quindi viene prima elaborata da un punto di vista inconscio, e dopo arriva la corteccia, quindi può essere elaborata da un punto di vista razionale. Quando Contenuti, ragazzi. tu hai a che fare Modi di comunicare con un'altra da guardare. persona, tu più o meno riesci comunque a sentire quelli che sono i concetti proprio archetipici, ok, di quello che Sì, sta sì, sì. avvenendo. Ad esempio, tu vedi due persone che si baciano, ok? Prima che tu riesca a vedere propriamente, si parla di tempi rapidissimi, a vedere coi tuoi occhi quello che sta succedendo, tu già riesci e non è una questione di empatia, attenzione, è un registro motorio che noi abbiamo in testa, a più o meno a immedesimarti, ok? Per questo, ad esempio, se tu, che ne so, vai in un paese estero e fai tipo questo gesto così, loro già si rendono conto che si tratta di soldi e quindi automaticamente si pongono in Oppure che quell'assetto sei italiano. economico, ok? Questo è che sei italiano, Capito? Vabbè, capito? già Il punto stavo è. dicendo. È vero, è difficile entrare in contatto empatico, ok? Questo è vero, però c'è da dire una cosa, noi siamo dotati di strumenti di base, ok? E se ci fai abbastanza attenzione verso te stesso, non verso gli altri, se ci fai attenzione puoi trovare dei punti di appiglio. La questione è, se si ritorna sempre ai punti di prima, è la volontà. C'è o non c'è questa volontà di ascoltare te stesso in primis e poi ascoltare gli altri? Questo è il punto. Qui ci scrivono, Ragazzi. scusate se vi interrompo, bisogna anche saper distinguere la comunicazione orale da quella scritta. Io ho molta difficoltà a parlare con fluidità rispetto a quando scrivo. Allora, questo è vero, questo è vero. Fortunatamente adesso ci sta la possibilità anche di esprimersi mediante testi scritti, con la chat e cose del genere. Quindi diciamo che adesso la comunicazione è estremamente
estremamente, e dipende anche, scrivono anche, dipende anche dal contesto in cui parli. Figuriamoci, ci sono lingue come il giapponese che dipendono principalmente dal contesto perché la grammatica è estremamente povera. Quindi figuriamoci. No, ripeto, per quanto riguarda il mezzo, alla fine adesso siamo in grado di trovare degli strumenti che ci aiutino a tradurre il modo che preferiamo di esprimerci verso gli altri. Il punto è che dentro dobbiamo trovare quella forza di volontà per dire io voglio essere capito, ok? Però per essere capito ti devi rendere conto che c'è un pubblico dall'altra parte, che può essere una persona, un gruppo o tutto il mondo in broadcast. Ti devi rendere conto che ti devi affacciare delle regole. Ad esempio, io ho studiato matematica, no? E mi ricordo che io sono stato bocciato un sacco di volte ai primi esami di matematica. E il mio professore mi disse: guarda, io vedo dell'intuizione, però vedo un completo rifiuto delle regole, ok? Allora, se tu vuoi seguire le tue idee, che mi disse, pensa un po' che cazzo di genio a sta persona, veramente io gli devo tutto a sta persona. Mi disse: se tu vuoi fondamentalmente esprimere le tue idee e superare le regole, tu devi prima imparare il gioco, devi prima prendere le regole, e poi, se vuoi, le puoi fare tue. Certo, Tra l'altro, io ti interrompo, è raro trovare comunque insegnanti che ti danno consigli del bene. genere. Qui in Insegnante Italia. top occupazione sottovalutata, infatti. Infatti qua gli scrive, sempre Malti ci scrive qua, io non riesco ad imparare se sono in un ambiente che percepisco ostile, quindi può essere per questo che impari più a casa. Questo è possibile perché chiaramente dovrebbe essere, come so dire, responsabilità del tuo insegnante, non responsabilità professionale ma morale, quella di creare un ambiente fruibile, capisci? Perché chiaramente la responsabilità ce l'ha chi è imparato, non chi sta imparando, ok? Se tu sei una persona che ha i concetti in testa e li deve trasmettere, sei tu che hai la responsabilità di rendere il contenuto fruibile. Cioè, ad esempio, io qui che sto facendo la diretta, ho io la responsabilità di essere chiaro quando parlo, non che voi dovete stare là a farvi chissà che strega mentale. Cioè, ad esempio, io quando faccio i video tutti psichedelici e strani, ok? Nel senso, è stata la mia scelta sapere che sarei stato capito da poche persone, perché chiaramente non avevo interesse di essere compreso. Io avevo l'interesse fondamentalmente di essere compreso nel dettaglio, avevo l'interesse fondamentalmente di esporre i miei svarioni mentali e Stessa cosa nella soprattutto musica, stessa cosa vedere. nella musica. Sì, E oi. soprattutto avere una percezione diretta di quali fossero la piccola percentuale di persone che invece capivano nonostante ci fosse un bordello totale. Capito? Quello era l'interesse. Se invece tu vuoi essere capito, la tua volontà deve andare su altre cose, ovvero l'esercizio nell'espressione, nella chiarezza, sia verso te stesso, soprattutto nasce verso te stesso, cioè tu devi essere chiaro con te stesso su quello che vuoi trasmettere, quello che per te è importante trasmettere. Poi vedere anche l'altra persona. Qua mi dicono, però a volte sei costretto a studiare, quindi comprendi dopo quando ti è stato utile, anche se ti senti obbligato a fare quella cosa. Il punto è che sì, purtroppo esiste la scuola dell'obbligo. Aspettate un attimo, riformulo, senza il purtroppo. Esiste la scuola dell'obbligo. Perché esiste l'obbligo della scuola? Perché tu non puoi sospettare, non essendo ancora istruito, non puoi sospettare che quella roba è utile. Poi il Sì. fatto che sia fatta da merda è un altro paio di maniche, è poi un'altra dimensione dell'esistenza. Il punto è che la scuola te serve, che sia fatta male o nessuno sta dicendo che non sia fatta male, però serve, capisci? Cioè tu devi andare a scuola pensando questo è un mio diritto, quella roba è roba mia, capisci? Tu vai Sì. là e dovrebbe essere, tra virgolette, casa tua, capisci? Cioè tu sei in casa, la classe è un'altra stanza separata da casa tua, di casa tua. Purtroppo. Incredibile. Pensate se la scuola fosse una sorta di servizio, La come scuola è un dici. servizio, è il No, servizio no, dello servizio Stato. nel senso, non intendo gratuitamente, ecco, intendo per un servizio, intendo No, il vabbè, servizio a cioè, in pagamento, alcuni immagina. stadi se vai a vedere tipo, vabbè che in realtà è un po' pure qua ormai sta diventando, però che ne so, negli Stati Uniti se vuoi l'istruzione buona, gli insegnanti buoni, devi pagare 20.000 dollari all'anno e andare lì. La Abbonamento e tutto, se vuoi un school che servizio vedete nei paghi. film, la school che vedete nei film è privata, è rigorosamente privata. Le scuole pubbliche negli Stati Uniti sono viste come una cosa proprio se non c'è soldi, ok? È un po' la presa in giro dei Simpson, che Bart e Lisa vanno in una scuola pubblica ed è una merda. La high school che vedete nei film è privata e piano piano si privatizzerà tutto.
in Italia, avendo fatto varie esperienze, sì, ho constatato che le scuole pubbliche sono inferiori rispetto a quelle private. Perché? Perché paghi, infine. Purtroppo è vero, raga, è vero. Perché lo Stato non dà magari abbastanza. Non può cambiare prima lo Stato e poi i cittadini, perché lo Stato non è l'istituzione, ok? L'istituzione è il coperchio, no, scusatemi, proprio il contenitore delle persone, ok? Il punto è che se le persone dentro non hanno voglia di cambiare, lo Stato non cambierà. Quindi adesso Certo. noi, che siamo quelli, tra virgolette, che erediteranno lo Stato a pezzi, sicuramente a pezzi, dobbiamo cominciare a vivere in modo differente. Lo so che è un onere, perché comunque sarà una pezza al culo veramente fare sta roba, però va fatta, perché se no dopo saremo noi a vivercela male la vita, perché quelli che ci hanno preceduti saranno crepati e non gliene fregherà un cazzo se noi dobbiamo mettere delle pezze oppure no. Sì. Quindi, però dobbiamo partire da adesso, perché dopo a un certo punto, che non lo vogliamo o no, sarà nostro il testimone. Quindi dobbiamo essere preparati. Ah, io penso che, insomma, in 2 ore e mezzo di live abbiamo disintegrato il cervello dei nostri Sì, spettatori, i telespettatori. viaggi li I siamo nostri fatti. telespettatori, i nostri viaggi ce li siamo fatti, però queste cose andavano sviscerate, perché queste sono cose importanti, che veramente abbiamo anche un po' la responsabilità di esprimere queste cose. Quindi, qui abbiamo i The Suckers, che ci hanno tenuto compagnia per un botto di O tempo. meglio, io, Siamo Daniele qualcuno in passato. Montesi, non dei Suckers insieme, dei Daniele Suckers è un Montesi, progetto. sa che è un progetto. No, no, Abbiamo scherzo. Daniele Montesi qui e Alessandro Pela. Oh, bravo, così mi piace di più. No, no, Okay. Non scherzo mi comunque, chiamano, no. nessuno mi chiama Alessandro ormai. No, vabbè, comunque no, la cosa è precisazione perché appunto ormai The Suckers è più un progetto, nel No, io senso. guarda, lo dico principalmente così, siete individuabili, capito? Io vedo tutte, cioè No, avrei no, comunque detto i vabbè. nomi, però Ma siete lo so, ma individuabili, io capito? scherzo di apposta perché c'è stato sto meme l'anno scorso, tipo che quando andavamo ospiti nei vari podcast, cazzi vari, io fingevo di arrabbiarmi perché ci chiamavano The Suckers al plurale, ma in realtà è una cazzata. Ciao. Sì, oppure la gente che ti chiedeva, ma quindi Valeria fa parte, Pela fa parte, vabbè. Sì, no, vabbè, ma sono Sono un ovviamente una meme, cosa sono che prese in puoi giro. chiamare come vuoi tutti. Comunque, ragazzi, salutiamo i nostri spettatori. Mi Dai, è stato raccomando, un piacere. Ciao ragazzi. seguite Daniele e Ottime, ottime Alessandro. digressioni. Va Ottimo bene? podcast soprattutto, dai. Grazie mille, ragazzi. Noi ci aggiorniamo Complimenti. nella prossima live, seguite su Instagram per vedere quando ci sarà la prossima diretta. E noi Dai. Ecco ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! fatto. Finita sta live. Cioè, non solo ti perdi la live, ma mi rubi pure le ciabatte.